Io sono esperto di medicina funzionale da 24 anni. Aloisi stamattina, Lao, grande amico, diceva da 30 anni. No, 30 anni no, io lo conosco da 24 anni quando lui mi ha condotto come docente sulla strada della medicina funzionale ed è stato un mio grande maestro. E da lui ho imparato proprio l'importanza del metodo deduttivo, cioè lo scienziato che parte dai principi generali per arrivare proprio all'enunciazione di leggi in grado di spiegare qualsiasi fenomeno. Ebbene, la sua lezione è stata proprio uno scorrere in maniera integrata e non cartesiana, no? Come ieri si parlava nella lezione, è stato un weekend straordinario, nella lezione ieri del grande Pagliara. C'è stata proprio l'indicazione del viraggio, della necessità di interpretare il modello oncologico in maniera proprio integrata, antropocentrica, non patocentrica. E quindi Lao, anche con tutte le indicazioni, il dottor Aloisi stamattina che ha dato, splendide su quella che è proprio una delle regolazioni più complesse dell'organismo. Una di quelle logge energetiche, peraltro, quello del cervello di pancia, che ha nella complessità tecnica di espressione che poi vedremo bene, in molti casi clinici che vi ho portato, proprio una rappresentazione chiara, ha fatto capire attraverso l'enunciazione di diversi anche test da eseguire come sia importante andare a studiare ogni persona. Quindi la medicina individualizzata, personalizzata, in una visione integrata, io direi anche potenzialmente umanizzata. E da lui io appunto ho appreso questo, lui è stato uno dei miei grandi maestri, fra i libri che ci sono qui sulla sinistra, alcuni dei quali vi inviterò a leggerli, e beh, vi ho messo tutti questi libri a sinistra, poi vedrete alla fine dei casi clinici i libri passeranno a destra, perché sono quelli che ci permettono poi attraverso lo studio, no, di poter dare un'interpretazione attraverso un semplice test come S-Drive, semplice ma complessa allo stesso tempo. E vi dicevo, da lui ho imparato questo, così come avevo imparato molto dai miei maestri di clinica medica. Però allo stesso tempo io, diciamo, ho imparato anche a usare il cervello intuitivo, a usare quella parte medica di artista, no? Che attraverso le leggi generali, no? Ha la conoscenza, ma invece attraverso un procedimento che cerca di stabilire una legge universale partendo dai singoli casi particolari, può offrire al mondo opzioni di salute che possono permettere di aiutare quelli che sono i casi più difficili, quelli che sono i pazienti, ahimè, agli estremi, quelli che sono quei pazienti dimenticati, quei pazienti che non trovano una soluzione, che spesso cercano soluzioni. Io stamattina quando sentivo Lao insegnare, dicevo, ma come mai in Italia un maestro come il dottor Aloisi non insegna in una università? Cioè, bisogna chiederselo. Perché in ambito medico, no, la lezione del dottor Aloisi di stamattina è di una chiarezza, ma vi garantisco, io ne conosco tantissimi gastroenterologi. Il 99% di gastroenterologi non conosce quello che ha detto Lao stamattina. Quindi, diciamo, oggi è un momento di studio, sicuramente, ma è anche un momento di grande applicazione di concetti essenziali, ma complessi, perché riguardano la macchina sistemica dell'individuo, che noi esploreremo attraverso uno strumento straordinario. S-Drive, uno strumento che attraverso un'analisi biofotonica, cioè attraverso una sorta di, diciamo, scanner biofisico di fattori di regolazione. Quindi ieri la grande Silvia Di Luzio parlava appunto di medicina di perfezione. Ecco, una medicina di perfezione, non la possiamo costruire, dobbiamo essere empirici, cioè dobbiamo unirci. Portare casi clinici, io ve ne ho portati 14 importanti, anche con qualche test S-Drive di confronto,
per farvi riflettere anche sul confronto a distanza di 3-6 mesi, ma vi ho portato soprattutto il 90% di questi casi sono degli ultimi mesi, 6 mesi. Ok? Cioè io ho casi clinici degli ultimi 4 anni e tantissimi, ne potevo portare 50, però vi ho portato i casi più esemplificativi rispetto anche alle tematiche che abbiamo esposto in questo weekend e quindi su tutti i fattori di regolazione. Abbiamo visto oggi la regolazione più importante, no? La regolazione fra il cervello cranico e il cervello di pancia. Ieri Silvia Di Luzio ha parlato accennandola, poi sarà argomento probabilmente di future lezioni, visto che faremo anche un secondo livello, del cuore come cervello, del cuore come sistema che va a regolare attraverso il neurovegetativo, quella a dominare, no? Fa un dominio di quello che è l'asse di coerenza, la coerenza di flusso. No? E quindi i casi clinici che ho scelto oggi sono casi che in qualche maniera ci obbligano a interpretare il modello sistemico in una chiave di lettura integrata su un modello fra energia e materia, dove da un lato dobbiamo conoscere fondamentalmente tutti i principi biochimici che stanno alla base del funzionamento di un organismo. E su questo avete tanto materiale in questa scuola. Io ho seguito le lezioni precedenti del dottor Spattini, del dottor Sclausero, di tanti colleghi che vi hanno veramente, diciamo, trasferito una serie enorme di informazioni. Ma oggi noi faremo clinica perché ce lo siamo imposti come comitato scientifico di questa scuola, anche insieme a Giorgio Terziani, di poter aiutarvi per chi ancora non ce l'ha, ma per chi ce l'ha, a capire, a comprendere come utilizzare S-Drive è uno starter fondamentale per poter poi integrare verso le problematiche del paziente non solo una giusta terapia, ma anche un giusto indirizzo diagnostico. Cioè, molti degli esami che oggi sono stati elencati dal grande Aloisi sono esami che possono essere anche indicati dopo che vedete un S-Drive, anche perché l'S-Drive il risultato lo avete in 12 minuti. E quindi una volta che avete i risultati in 12 minuti, scusatemi, avete una serie di dati e potete orientare quel tipo di problematica se non ci arrivate prima. Io, grazie a Dio, non utilizzo molto esami, ve lo dico, cioè tranne qualcosa per i virali, ma perché? Perché alla fine io ho le AV, faccio kinesiologia, allora, ho imparato kinesiologia 25 anni fa dal grande Mauro Stegà. Quindi non ho bisogno, però vi dico anche tutti i suggerimenti che ha dato Lao sono utilissimi, anche fare un test banale del lattulosio e di mannosio. E cavolo, cioè andate a vedere una sindrome dell'intestino a colabrodo, che è importante nella gestione di una salute, come vedremo poi nei casi successivi. Ora, la lezione di oggi sarà chiaramente legata all'interpretazione di alcuni casi. Iniziamo col primo caso clinico. Mi viene inviato un test S-Drive da una collega, una agopuntrice di Udine, è una collega che lavora in agopuntura da 25 anni, che usa S-Drive da un anno e mezzo e che mi segnala il 3 agosto questo caso clinico. È il caso di un giovanotto 1,90 m, un muriatico, iride scura, napoletano di origine, trapiantato a Udine da 2 anni per questioni di lavoro, che praticamente si è presentato in studio perché è stata fatta dall'ultimo specialista visto, dall'ultimo specialista praticamente parliamo di un reumatologo, gli è stata fatta la diagnosi a 24 anni di sindrome fibromialgica. Chiaramente lui, avendo già assunto quintali di farmaci antinfiammatori, è andato su Google e ha iniziato a vedere quali erano le opzioni differenti di cura per questa sindrome, visto che lui aveva da 2 anni sviluppato dolori diffusi muscolo-articolari associati a una grave stanchezza psicofisica. Cioè stiamo parlando di un ragazzone di quasi 2 metri che praticamente aveva questi sintomi, ma che gli esami di laboratorio non avevano, fra virgolette, fatto uscire nessun tipo di problema. Quindi mi viene inviato il bulbo, ma io quando mi faccio inviare il bulbo faccio fare anche una sorta di racconto clinico, chiedo alla dottoressa
aveva avuto qualche malattia prima, a 22 anni è comparsa questa sindrome, lui a 21 anni e mezzo ha presentato un episodio di mononucleosi, che chiaramente tutti i colleghi che erano stati allertati da questo giovane che stava soffrendo perché soffriva di dolori articolari, muscolo-articolari diffusi e non sapere perché, ma nessuno ha preso in considerazione. Ora, nel momento in cui lui cambia regione, subisce un forte stress e dopo questo forte stress praticamente sviluppa questa suddetta problematica. Anche questa situazione ha fatto ieri vedere benissimo Claudio Pagliara, proprio tutta la parte, no, legata alla regolazione di mente-corpo, no, l'apnea e i diversi livelli di, diciamo, intervento. Qui c'era un forte stress dopo il quale questo giovane ha manifestato determinati sintomi. Veniamo all'S-Drive. L'S-Drive mi mette come riepilogo sintesi proteica, sistema di detossificazione intestinale e sonno. Questa è la pagina 3, è la prima pagina che dovete vedere, è una pagina importantissima e dovete seguire bene tutte quelle che sono indicazioni, cioè mi sta dicendo che qua c'è una sintesi proteica alterata, quindi bisogna andare a capire se è un'alterata produzione, che ne so, di immunoglobuline, se potrebbe essere un'alterata produzione di proteine anomale, tipo i peptidi selvaggi. Oggi là ho fatto vedere che cosa succede in un intestino sgocciolato. E peraltro c'è scritto detossificazione, quindi andare a capire i sistemi di detossificazione come sono. Intestinale, quindi ci dà una focalità intestinale, nonostante il ragazzo non abbia per niente problematiche intestinali. Ma oggi l'AO, attraverso la visione del GALT, ci ha dato proprio un'idea di come noi possiamo gestire una problematica intestinale, una malattia sistemica. Cioè ci ha fatto capire, attraverso la circolazione linfatica, no? Il sistema GALT, come il sistema GALT poi, una volta che matura il linfocito, il linfocita si va a porre sia in sedi intestinali particolari, sia in sedi extraintestinali. E quando è in sede extraintestinale, è fondamentalmente capace di gestire una patologia metafocale. Beh, le patologie metafocali storiche di quando io studiavo 35 anni fa medicina erano soprattutto il reumatismo articolare acuto, dove praticamente una tossina batterica da streptococco beta-emolitico generava un disturbo per reattività crociata praticamente rispetto a tessuti come il cuore e come i reni, tanto che chi soffriva di reumatismo articolare poteva avere gravi problematiche miocardiche o cardiache in generale, o soprattutto una grave nefrite. Quindi che significa questo? La medicina sa che esiste la patologia metafocale, ma si è fermata solo all'evidenziazione di poche malattie, ma non conosce per esempio l'epitopia di molti batteri, di molti virus che sono simili a tanti allergeni moderni. Perché nel frattempo il nostro organismo, stranamente, è stato invaso da tante sostanze anomale. Scusatemi. E vi dicevo, siccome il nostro organismo è stato invaso da tante sostanze anomale, chiaramente qua ci sta dicendo il test, sistema di detossificazione, cioè ci sta dicendo, guardate che il giovanotto non riesce ad allontanare da sé delle sostanze che gli stanno creando un problema, cioè è diventato una sorta di bidone di spazzatura, di qualcosa che, tra virgolette, disequilibra il suo sistema di sintesi proteica, che comunque ha una chiave di lettura con l'intestino, e quindi bisogna andare a vedere tutta la circolazione intestinale. La circolazione enterica, enteroepatica, e che ne so, va al fegato, arrivano delle tossine particolari al fegato, o la circolazione per via linfatica, quella di cui ha parlato oggi straordinariamente il dottor Aloisi. E poi ci dice un'altra cosa importante questo test, che il giovanotto ha problemi di sonno. E infatti al primo incontro video col giovanotto io chiedo, ma tu dormi? Dice, dottore, da quando ho avuto questa problematica dormo male e comunque mi sveglio più volte durante il sonno, ma non è un sonno riposante, ma soprattutto io ho questa stanchezza che mi continua dalla mattina fino alla sera.
Ora, nel prospetto del test a livello, lasciamo stare l'epilogo della parte alimentare, che chiaramente si riferisce a componenti di tipo, fra virgolette, di interferenze energetiche, che chiaramente devono essere prese e contestualizzate in quel momento. Quando andiamo a vedere, fra virgolette, gli indicatori, ok? Gli indicatori mette al primo posto alimenti, al secondo posto antiossidanti, al terzo posto interferenze elettromagnetiche, acidi grassi, resistenze e additivi. Quindi io che ho fatto? Sono andato a vedere subito la pagina 5. E a pagina 5 il test mi riportava un valore elevatissimo del supporto del sistema immunitario personale, un valore di 107 in un giovane di 24 anni. Quindi diciamo, fra virgolette, per la medicina ufficiale, questo giovanotto non aveva nessun problema. Aveva questa sindrome reumatica che alla fine non è stata inquadrata né come malattia autoimmune, né come malattia reattiva, così, né come malattia post-infettiva, niente, boh, niente, punto. È stato detto all'ultima vista, giovanò, c'hai la fibromialgia e te la tieni, perché uno che ha la fibromialgia a 24 anni, immaginate che divertimento è a livello mentale. Però quando andiamo a vedere poi la parte che riguarda tutti i vari indicatori, no? E quindi vedete che c'è 24 marcatori antiossidanti, quindi c'è un importante stress ossidativo che, se viene riferito alla barriera intestinale, già ci riporta, no, a quello che diceva oggi Lao, cioè la quarta fase, la fase di riparazione, no, della barriera. Quindi può darsi che c'è bisogno di andare, perché ci dice intestino, stress ossidativo, no? Per esempio, Selfood è un ottimo prodotto, no? Molto, quando parlava oggi il dottor Aloisi, vedevo, ecco, il Selfood, per esempio, in quel caso di riparazione può essere utilissimo, no? E che infatti l'ho somministrato a questo giovane. Ma vi dico, se io vedo già 24 e poi l'altro valore associato, stress ossidativo, vabbè, al di là di chi sono i cofattori. È chiaro che chi sono i cofattori, ora vedremo che è importante. Perché è importante che ci sia il selenio e lo zinco? Perché il selenio e lo zinco hanno due azioni, non solo che ci stanno indicando che ci sono problematiche a vari livelli, ma poi hanno importanza anche nella gestione di un particolare sistema immunitario intestinale. Ora, il secondo valore che viene fuori è il valore 20. Cioè intestino sonno. Quando il test vi sta riportando asse intestino sonno, vi sta dicendo soprattutto che c'è una ghiandola pineale che è andata in crisi. C'è una regolazione del sistema immunitario collegato all'attività della ghiandola pineale. Sapete quando la melatonina sia importante nella gestione soprattutto di una integrità di bilancio immunitaria TH1, TH2? Beh, considerate che in questo caso noi abbiamo un'inversione. Quando il test vi segnala con un valore così pregnante 20 intestino sonno, no? Quindi questo è un caso proprio di un giovanotto che era completamente invertito, cioè di un signore che viveva con una energia che, rispetto alla sua forza energetica fisiopatologica, stiamo parlando rispetto alla lezione che vi ho fatto l'altra volta, di un soggetto muriatico, cioè di un sulfur magro, quindi elemento fuoco collegato al fegato, collegato al cuore, collegato a proprio a questa energia potente sanguigna, e elemento, diciamo, più fosforico. Stamattina parlava Lao del rapporto calcio-fosforo, più fosforico collegato a una grande energia nervosa, a una grande energia soprattutto ipotalamo-ipofisaria. Se c'è una disregolazione della ghiandola pineale, soffre anche la regolazione fra pineale e sistema limbico e sistema soprattutto ipotalamo-ipofisario. E quindi in questo caso, no, vedete, un altro dato importante ci deriva dal valore 19, dove c'è il glutine, ma c'è anche il grano d'orzo e il mais. Allora, la medicina integrata prevede un'anamnesi. E nell'anamnesi è importante anche il lavoro che svolge la persona. E questo giovanotto,
all'età di 22 anni aveva lasciato la sua Napoli per andare dalla zia a Udine, dove praticamente la zia gestiva una pizzeria. Quindi lui faceva praticamente il pizzaiolo. Quindi immaginate che tipo di rapporto poi poteva avere con i grani. Già iniziava a respirare glutine. E avete visto stamattina nella spiegazione del GALT, no? Come sia importante il collegamento fra tutti i sistemi interattivi del sistema immunitario. E quindi l'altro valore 14 vi mette, vedete, sostanze chimiche, idrocarburi. Era un paziente che oltre all'elettrosensibilità, che chiaramente è di disturbo, in questo caso soprattutto a livello mitocondriale, dove comunque anche la carenza di selenio, per esempio rispetto ai funghi, vi deve far pensare per esempio a un intestino candidosico, perché il selenio in carenza crea un terreno adatto per lo sviluppo soprattutto di funghi, ma soprattutto della candida, perché la candida patogena si nutre di selenio. Allo stesso tempo la carenza di zinco non solo deprime il sistema immunitario TH1 nell'ambiente intestinale, tanto che molte case, soprattutto di medicina funzionale, mettono fermenti lattici associati allo zinco, e quando zinco abbiamo usato per esempio anche nel periodo anti-Covid, no? E quindi immaginate quest'altro valore di 14, sostanze chimiche, farmaci, che sono finiti nella barriera intestinale di sto giovane, come si vede dalla pagina a destra, vedete? Funghi, batteri, sostanze chimiche, elettrosensibilità. Valore 15. Cioè questo giovanotto, rispetto a quello che ha detto Lao stamattina, no? Aveva praticamente una sindrome dell'intestino a colabrodo, perché uno dei fattori favorenti, quando ha fatto vedere il dottor Aloisi le cause della alterata permeabilità, ha messo fra le prime cause la presenza di sostanze chimiche e l'uso di farmaci. E come vedete, chiaramente, questo giovane aveva avuto una problematica anche di barriera intestinale, quindi un'attivazione del suo GALT legata chiaramente al fatto che si era creata una sindrome del intestino a colabrodo. Quindi c'era una ultrafiltrazione di sostanze che andavano ad alterare i normali equilibri di cui lui era supportato precedentemente, ma c'era stata già un'entità di disturbo, che era stata la sua mononucleosi. Ok? I dati che prendete quando vedete nell'ambito dell'indicatore a destra di sostegni intestinali, soprattutto nei marcatori nutrizionali, vi devono orientare soprattutto verso funzioni di organi collegate all'intestino, collegati all'intestino. E in questo caso i marcatori nutrizionali che vengono segnalati sono praticamente la cisteina, lo zinco e il selenio, che hanno soprattutto un'azione epatotropica nella loro funzione e quindi vanno soprattutto a favorire la fase di, diciamo, di capacità antiossidante del fegato, soprattutto la fase cosiddetta 1-2 di detossificazione epatica, che è importante per la trasformazione di tossine liposolubili in tossine idrosolubili. Questo che cosa fa? Crea un danneggiamento a livello cellulare, crea un danneggiamento a livello delle membrane cellulari, crea un danneggiamento a livello dei centri energetici e dei centri di sintesi proteica, fra cui soprattutto il reticolo endoplasmatico, ma anche il mitocondrio. Quindi qua c'era già un danno cellulare. Ecco perché il sistema si stava allarmando. Il sistema si stava allarmando così forte, perché aveva di fronte un soggetto giovane che era in perfetta salute e quindi chiaramente ha avuto un disturbo di tipo, diciamo, fra virgolette, immunologico con la mononucleosi. Ma quando a questo disturbo immunologico si è associato uno stress emotivo nel primo momento in cui, andando fuori casa, si è trovato a 1000 chilometri di distanza a dover vivere anche un conflitto sul luogo di lavoro, chiaramente per chi di voi conosce bene il modello integrato anche PNEI, comprendete bene come questo fattore, questo stressore, possa essere stato un attivatore di una infiammazione cronica silente, che è il caposaldo e che è uno dei dati che può essere rilevato dal test STRIVE. Cioè il test STRIVE, effettivamente, se siamo capaci di leggerlo, ci può permettere di leggere tutti i capisaldi della medicina anti-aging, della medicina funzionale.
infiammazione cronica silente, l'ormonoregolazione. Quindi qua siamo per esempio in un deficit tiroideo al 100%, perché c'è un'inversione. Qua c'è uno stress surrenalico e c'è uno stress tiroideo. C'è una fase di allarme eccessiva con infiammazione cronica. Poi vedremo come si esprimerà a livello ematico questa infiammazione, perché ancora siamo alle prime pagine. Però voi dovete comprendere che i capisaldi poi sono la metilazione, la glicazione, la possiamo vedere dal test S-Drive, assolutamente. Poi il danneggiamento, lo stress ossidativo, il danno mitocondriale, il danno del DNA. E lo possiamo vedere. Abbiamo tutti questi indicatori, come diceva la Di Lucio ieri, una medicina di precisione, è più di precisione che questa. Dobbiamo chiaramente studiare. Dobbiamo avere medici come Lao, come il dottor Spattini, come tanti altri, come il dottor Sclausero, che ci aiutano assolutamente a comprendere quali sono i meccanismi di base che stanno il metodo di cui parlavo prima, il metodo deduttivo. Poi però dobbiamo metterci la parte nostra. S-Drive ci costringe a studiare, ma ci costringe a vedere in maniera integrata la salute dell'individuo. È un dono, no? Leggevo stamattina un commento di Giorgio, no, sul fatto che ieri è stato a Roma, alcuni medici hanno detto: come mai non lo conosciamo noi? Beh, saranno dei medici illuminati, Giorgio, sei stato fortunato. Voglio dire, io con tutti i colleghi che ne ho parlato qui in Puglia, beh, il 99% dice: ma sono fesserie. Quindi noi abbiamo un grosso vantaggio, che sappiamo che non sono fesserie. E quindi questo è un grosso vantaggio. Dobbiamo andare a vendere le scarpe in Tunisia, dove fino ad oggi sono andati tutti scalzi. E certo, bisogna fare squadra. Per fare squadra bisogna avere in mano la scienza, bisogna avere anche in mano chiaramente una coscienza medica, perché chiaramente l'obiettivo deve essere quello in primis, no? Di aiutare il prossimo, ma soprattutto aiutare quel prossimo, come questo giovane che è stato, ahimè, dimenticato, è stato, ahimè, abbandonato dalla medicina. Non gli è stata data più una possibilità, gli è stato detto a 24 anni, dopo 2 anni di visite specialistiche, tu sei un fibromialgico. E quindi quando quello gli ha chiesto giustamente: e che cura si fa? Ma non c'è una cura. Prendi, quando c'è dolore, prendi un antinfiammatorio. Per fortuna non gli hanno dato dello psicopatico, ma se avesse fatto qualche altra visita, gli avrebbero detto che il problema era una psicopatia. Le interferenze elettromagnetiche, ricordatevi che quando andate a leggere i campi elettromagnetici di disturbo, qua siamo in sintonia con i danni cellulari anche, non dei cellulari, forniti dai cellulari, ma i danni della cellula, a livello soprattutto dei reticoli, del sistema, del reticolo plasmatico, del mitocondrio, cioè di quei sistemi che sono dei produttori di energia e dei produttori di sintesi proteica, no? E quindi dovete pensare che quando leggete la parte dell'indicatore di frequenza, no? Non dovete pensare che uno ha un'esposizione e deve. Non è quello solo. Il test vi sta segnalando, e più indicatori mette, più è grave la situazione, che c'è praticamente un maggiore rischio di danno elettromagnetico. Bisogna andare a lavorare sulle membrane cellulari. Abbiamo parlato prima dello zinco, vedete, e nell'ambito degli indicatori minerali, oltre la vitamina E, la biotina. Beh, stamattina si parlava di biotina, no? Quando Lao ha parlato di biotina associata praticamente alla barriera intestinale. Beh, considerate, vedete, qua c'è l'indicazione di come, no, c'è una carenza di vitamina B8, la biotina. E quindi intestino, stranamente intestino è collegato con la pelle. Stranamente l'intestino è collegato col cuoio capelluto, come vedremo poi in un caso che vi ho portato oggi. E quindi la biotina, capite? E voi date la biotina per accrescere i capelli, ma non per togliere la candida. Invece la biotina servirebbe insieme, per esempio, al selenio, no? Insieme per esempio a un acido che si chiama acido caprilico, per cambiare un terreno candidosico. Ma quindi se noi abbiamo dal test S-Drive l'indicazione che c'è la biotina, e quindi possiamo pensare che forse questo signore, questo giovanotto, ha una candida intestinale, e
E che ci vuole poi eventualmente? Non è che dovete andare a fare, come ha detto Lao, certo si può fare ogni settimana un prelievo fecale per la ricerca. Io l'ho fatto certe volte, mandavo in Germania il test fecale per la candida. Ma non vi serve. Fate, se riuscite a fare kinesiologia, che è banale, la kinesiologia testate la candida. Tanto questa è segnalazione di più sistemi interagenti e se c'è una candida è chiaro che poi dobbiamo lavorarci. Come? Ebbene, considerate che un altro dato che viene fuori e che non ho fatto notare, no, l'ho fatto notare, è il discorso del glutine. Beh, considerate una delle mie prime relazioni. Io ho iniziato a fare il relatore a congressi nel 2005. E una delle mie prime relazioni all'estero fu in Romania, congresso di... si chiamava Il pianeta intossicato. La Romania era fuori dall'epoca Ceausescu, si stava europeizzando, diciamo. Mi hanno invitato a fare questa relazione in questa università privata, si chiamava Titu Maiorescu, e io portai una relazione che era correlata a uno studio fatto da un grande studioso olandese. Gli olandesi sono stati negli anni 90 i primi a studiare il microbiota seriamente e le alterazioni del campo microbiotico. E soprattutto questo studioso aveva correlato la candida al glutine. Perché? Perché aveva correlato la candida al glutine per un semplice motivo. Perché la candida, quando da biogena diventa patogena, dottor Jekyll, Mr. Hyde, la candida praticamente produce una parete cellulare con una sequenza di 13 aminoacidi che sono sovrapponibili al glutine. Per cui se l'intestino, in questo caso noi siamo di fronte a un epitopo, si chiama epitopo lineare. Gli epitopi sono di due tipi, possono essere lineari o conformazionali. È importante che voi li studiate, perché dovete essere in possesso di queste conoscenze, perché le reattività crociate in medicina funzionale spesso sono determinanti nelle diagnosi. Quindi, in presenza di candida, tenete presente che la candida attiva comunque per questa epitopia una reazione del sistema immunitario quando diventa patogena che fa diventare il glutine un nostro nemico. Motivo per cui chiaramente tutti questi dati, biotina, selenio, glutine, no, orientavano per la candida. Vedendo poi negli indicatori di minerali abbiamo zinco, boro e calcio. E cavolo, e dello zinco ne abbiamo parlato. Ma lo zinco in un giovanotto di 24 anni serve anche per produrre testosterone. Chiaro? Quindi poi quando trovate boro e calcio, intanto è sicuro che vi sta segnalando uno stato di acidosi cronica. Perché? Perché vi sta dicendo che col boro c'è un'inversione iperparatiroidea, quindi c'è un iperparatiroidismo funzionale, in un giovane un iperparatiroidismo. Stamattina diceva Lao, nasciamo simpaticotonici, moriremo parasimpaticotonici. E certo. Nasciamo ossigenati, moriremo ipossigenati, è chiaro. C'è tutta la tavola dell'omotossicosi, ce lo dice, se no saremmo eterni, no? Nasciamo idratati, moriamo poi disidratati. Sono dei cambiamenti fisiologici, per cui voi dovete correlare il test al paziente che avete di fronte. Se avete di fronte un giovanotto di 24 anni e questo boro e calcio che viene segnalato, non la prendete così come un'informazione superficiale. Cioè il boro vi sta segnalando che c'è un iperparatiroidismo funzionale e quindi c'è un'inversione, quindi chiaramente un ipotiroidismo. Perché? Perché come vi ho spiegato la scorsa volta, le ghiandole endocrine, come tutto nel nostro organismo, lavorano secondo le logiche dello yin e dello yang, lavorano secondo le logiche che ieri ha elencato anche la dottoressa Di Luzio, dell'equilibrio fra la branca simpatica e la branca parasimpatica. Quindi quando noi siamo già in un ipo, per esempio testosteronismo in un soggetto sulfurico con iride scura, beh, già dobbiamo pensare che
l'energia, il basso livello energetico. Allo stesso tempo, se c'è un ipotiroidismo funzionale legato a uno stato di acidosi che ha creato un iperparatiroidismo che sta portando calcio nei tessuti, quindi sta depletando calcio a livello di osso. Ma non solo quello, quando smuove il calcio e lo porta nei tessuti, crea una alterazione del microcircolo, non solo del macrocircolo, con difetti ossigenativi cronici. Ecco perché l'utilizzo, per esempio in questo caso, di Self-Food è stato fondamentale, fra le cose fondamentali. E poi questi altri marcatori, come vedete, no? Cioè quando leggete S-Drive diventa quasi un quadro armonico, no? Quindi non vi arrendete, se i primi S-Drive non capite niente, prendetelo come spunto. Cioè, se non capite, vuol dire che c'è ancora molto da studiare, ma che sicuramente l'esame è complesso. Vi dovete preoccupare quando vi arrivano da test che si fanno, ci sono talmente tanti test fasulli che addirittura vi danno le terapie, no? Allora, vi dovete preoccupare quando il test viene semplificato. Beh, in un modello sistemico il test non può essere semplice. Questo deve essere chiaro. Ecco perché stiamo facendo la scuola di alta formazione, ecco perché faremo un primo livello, poi faremo un secondo livello, ecco perché abbiamo rinforzato la squadra, grazie anche a Giorgio, che abbiamo scelto dei professionisti, anche quelli precedenti erano di alto valore, ma questi sono anche più orientati rispetto a quello che noi vogliamo da chi poi un domani utilizzerà S-Drive. Però vi dico, vedete qua, l'indicazione degli acidi grassi ci sta mettendo fuori un'altra grossa problematica. Di membrana sì, ma di membrana soprattutto nervosa. E quindi ci sta dicendo che qui abbiamo un cervello, no? Un cervello dove praticamente c'è una sofferenza, c'è una neurite infiammatoria. E questa neurite infiammatoria, no? E considerate che il selenio e lo zinco sono due ottimi marcatori dell'attività cerebrale. Beh, il selenio, immaginate, è il marcatore essenziale dell'ormone tiroideo a livello cerebrale e quando c'è carenza di ormone tiroideo a livello cerebrale, beh, considerate che negli anni 30, nella zona di Bolzano, ci fu l'epidemia di endemica di cretinismo, legata a una carenza iodica delle acque di quel territorio. E beh, considerate che l'ormone tiroideo ha tre grosse centralità, il fegato, i muscoli e il cervello. E quindi questo giovane c'era la centralina, quella di cui ha fatto vedere ieri il potere, che ha praticamente 1,2 kg, 1,3 kg, no? Per chi ce l'ha il cervello, no? 1,2 kg, 1,3 kg di tessuto che consuma il 20% del metabolismo generale. Cioè, rendiamoci conto, se noi abbiamo un cervello infiammato, altro che stanchezza. Allo stesso tempo, no? Che cosa succede? Voi, oltre il discorso della neurite, qua abbiamo un basso consumo energetico globale, perché il cervello è anche un organo ad alta metabolizzazione. E quindi quando noi lavoriamo sul metabolismo, non possiamo trascurare quello di cui ha parlato anche oggi Lao, i collegamenti fra cervello cranico e cervello intestinale. Perché soprattutto l'elevazione in certe strutture, soprattutto quelle più ormonali, come questo ragazzo, soprattutto quando sono in un'età ormonale, chiaro che se questo giovanotto di 1,90 m fosse stato un 87enne, beh, la valenza ormonale sarebbe stata più ridotta. Ma essendo un 24enne, dovete pensare che c'è una iperormonalità reattiva legata proprio alla struttura psicobiofisica. E quindi chiaramente. Tutti quei neurotrasmettitori fantastici di cui ha parlato oggi Lao, beh, considerate che qui c'è un'ipoproduzione. E quindi voi vi troverete di fronte, no, a una situazione di basso livello energetico globale che comunque viene a sua volta difeso dall'organismo attraverso quella che Lao è un maestro a insegnare questo. Anche il dottor Sclaugero che parlano, sanno che comunque faremo lezioni sulle regolazioni neurovegetative, ma c'è un'inversione neurovegetativa, cioè
Cioè l'organismo, quando non c'ha più, l'ha accennato anche oggi il dottor Aloisi, quando l'organismo non ce la fa più, quando l'organismo viene richiesto 1000, ma non c'ha più benzina, ebbè, l'organismo, essendo un sistema aperto, ma essendo un sistema che lavora per biofeedback, l'organismo si difende abbassando il livello globale di energia. Lo fa rispettando proprio le leggi fondamentali della fisica e quindi della termodinamica. Lo fa perché altrimenti l'organismo non ce la farebbe, si svilupperebbe una malattia più grave, altro che fibromialgia. E quindi in questo caso il fatto che il ragazzo fosse asterico, l'astenia è stato un tentativo dell'organismo di allarmare il sistema per dire guarda che sta circolando del veleno, guarda che stiamo infiammati. Non continuare a stare così, per piacere, spegni il fuoco. E qui vedete altre cose più importanti. Vedete? Allora, l'acido aspartico. L'acido aspartico negli aminoacidi è fondamentale nella gestione soprattutto del recupero nervoso. Io che sono il medico, sono stato il medico, quest'anno no. Di una squadra di calcio di Lega Pro per tanti anni, no? Vi garantisco che al termine della partita, spesso utilizzavo nella partita di campionato, spesso utilizzavo integratori a base di acido aspartaco o asparagina. Quindi anche la cisteina, no? Vi deve segnalare una problematica. Qua stiamo parlando di una struttura sulfurica. Quindi di zolfo, di fegato, cioè non solo cisteina come aminoacido, ma vi devo segnalare anche il fegato. Ricordatevi la pagina 3, detossificazione. E poi la citrullina. Beh, la citrullina ha due grandi ruoli. Il primo lo identifica come aminoacido essenziale nella gestione della produzione di ossido nitrico. E quindi qua ci riporta proprio a una difficoltosa capacità del sistema di, che ne so, favorire una maggiore vasodilatazione, e questo ci convalida il supporto all'idea che siamo di fronte a un ipossigenato cronico, a un soggetto in acidosi, ma allo stesso tempo la citrullina è un aminoacido fondamentale per formare il GH, un ormone tonico, un ormone che favorisce soprattutto il recupero notturno, ricordatevi il sonno, cioè quando il test vi segnala sonno, non lo fa per caso, è perché poi nei marcatori che vi va a posizionare ci sono dei marcatori che vengono segnalati in relazione a quella funzione alterata. È chiaro? Cioè è proprio una leggenda il test, cioè il test è molto personalizzato. E la bellezza di questo test è che è veramente individualizzato, cioè ogni persona è individualizzato in quel momento. E quindi ci diceva che il GH, che è un ormone che viene in creto nelle ore serali, praticamente di questo aveva un deficit. Delle sostanze chimiche ne abbiamo ampiamente discusso. E questa è l'ultima pagina che mi ha dato dei suggerimenti perché. Perché oggi la O ha parlato, no, del GALT. E quando nel GALT si attiva una risposta immunitaria, la risposta immunitaria, ve ne ho parlato anche l'altra volta, si attiva, ha fatto vedere che nel GALT c'è soprattutto la presenza di linfociti helper. E i linfociti helper si dividono in TH1, TH2, TH3. E il TH1, TH2 sono due versioni differenti di differenziazione che vengono condizionati dal TH, a partire dal TH0 attraverso la stimolazione ambientale antigenica favorita, che ne so, da microbi in questo caso. E qua i microbi sono batteri, funghi e virus, in questo caso una postvirosi, che chiaramente condiziona una risposta TH1, che è la risposta tipica giovanile. Quindi se questo, ecco perché l'epigenetica. Cioè, se questo fosse stato, no, geneticamente, ecco perché poi i reumatologi non ci arrivano, no? Perché se questo fosse stato geneticamente predisposto a una malattia autoimmune, e là è la genetica. Poi che cos'è l'epigenetica? L'epigenetica è il fattore ambientale, in questo caso
che sono post-virus, che sta andando a disturbare quella genetica e favorisce poi la diatesi, l'espressione fenotipica, ok? Allora, in questo caso non c'è stata malattia autoimmune, però c'era sempre una malattia articolare, muscolare, con dolori, c'era comunque un'iperattivazione, i dolori si attivano soprattutto a livello muscolare quando si attiva la branca TH1, perché la branca TH1 è quella più algica delle due branche. È quella dove c'è il fattore che ci dà i dolori quando abbiamo un virus, che è l'interferone. Quando avete un virus, non avete dolori muscolari, articolari, è quello l'interferone che il corpo produce, che è iperalgesico, così come l'interleuchina 6. Quindi chiaramente qua siamo di fronte a un'iperattivazione di tipo microbiologico, che chiaramente è insaputa, non conosciuta, non verificabile da altri test, ma che viene preso dal test, anche perché, che succede? Poi quando voi vedete che c'è un TH1, c'è nella storia della persona, ma anche quando non c'è nella storia, ve lo suggerisco, c'è nella storia della persona una mononucleosi, è santa miseria, cioè voglio dire, come minimo gli fate fare questi esami. Ebbene, e vedete che cosa succede. Questi sono gli esami che io consiglio, tanto questo file ce l'avete tutti. Che io consiglio quando hai di fronte un sospetto di riattivazione. Allora, vi faccio vedere una cosa importante. Perché siamo di fronte alla riattivazione? Noi parliamo dei virus herpetici, ok? Allora, i virus herpetici sono quattro. Due sono esocellulari e sono famosi perché sono l'herpes simplex, il famoso herpes che sta dentro di noi già da bambini, che ogni tanto compare, dove pare, e lo zoster, il famoso virus che porta la varicella e che poi da adulti ci può dare, beh, ora ce ne sono tante forme di zoster, dopo i vaccini, dopo il Covid, ci può dare il fuoco di Sant'Antonio. Gli altri due sono virus intracellulari, ma dove intracellulari? Soprattutto intralinfocitari. Quindi quei linfociti di cui ha parlato il dottor Aloisi stamattina, che sono indovati per esempio nelle placche di Peyer. E quindi se le placche di Peyer, quando questo giovanotto hanno dovuto parlare con questo virus e dire, compà, vieni da me, che qui non puoi stare in giro, sei pericoloso, ti teniamo noi, ti mettiamo in affidamento, e le placche di Peyer che hanno fatto l'hanno riconosciuto e l'hanno tenuto dentro. In maniera tale, già che aveva dato la malattia acuta, la memorizzazione dell'informazione è stata presa, ma quando si è creato un nuovo stress, c'è stata una riattivazione che viene confermata. Vedete, mentre per esempio il citomegalovirus, in questo caso il valore è 23,7, è positivo e maggiore di 14. Quindi possiamo dire che come virus herpetico il citomegalovirus non si è mosso. È una giusta presenza di un anticorpo, che testimonia che praticamente il virus, no, è stato attivato, no, però non sta dando una grossa problematica. 23,7 di anticorpi è una memoria. Così come se andiamo a vedere, per esempio, i VCA 129 contro l'Epstein-Barr, VCA è l'antigene capsidico, perché l'Epstein-Barr ha tre tipi di antigene: il capsidico, il nucleare e l'early. Early sta per antigene precoce, che è molto importante perché indica proprio una viremia quando è presente. E vedete, per esempio, l'herpes simplex, no, l'IgG, meno di 0,5. Cioè, sto giovanotto, neanche l'herpes teneva di memoria. Cioè, il citomegalovirus, capace che l'aveva preso dalla mamma, voglio dire, non lo sappiamo, va bene? Poi lo zoster aveva appena 519, che è semplicemente tre volte e mezzo rispetto al limite degli anticorpi presenti. Ma quando andate a vedere i valori del virus dell'antigene nucleare dell'Epstein-Barr, qui vedete un valore superiore a 600. Cioè un valore superiore a 600. Cioè, superiore a 600, perché superiore a 600? Perché dopo 600 non misurano più, quando il limite è inferiore a 20.
con l'antigene, vedete, EA, early, 92,3, cioè con un valore che indica che questo anticorpo è presente, e quando è presente indica una riattivazione potente con viremia, dove potete dare anche antivirali, e che in questo caso, già se io trovassi 30, per me è un valore attivo. Cioè questo aveva preso l'Epstein-Barr 2 anni e mezzo prima, aveva ancora l'early di uno che stava avendo il virus. Early, perché secondo voi si chiama early? Early in inglese significa precoce. Quindi è uno dei primi antigeni a essere memorizzato dalla cellula, dall'infocita. Quindi dovrebbe essere delle prime fasi, non quando ormai è guarito. Così come l'eDNA non è il VCA, non è il capsidico, è quello nucleare, che comunque testimonia una maturità avvenuta nei confronti del virus. Ma quando lo trovate così in alto, e beh, vi dovete preoccupare. Quindi qua nell'intestino di questo giovanotto, oltre che una candida, scusatemi, oltre che una candida, nell'intestino di questo giovanotto si trovavano anche le attivazioni del GALT, soprattutto legate al fatto che questo sistema immunitario, che aveva a che fare anche con batteri, avete visto batteri indicato prima, cioè con funghi, quindi con la candida, cioè il sistema immunitario di H1, cioè i poliziotti lavoravano tutti i giorni, cioè arrivavano talebani da tutte le parti. E quindi c'era una flocosi continua. Ecco perché era stanco. C'era un fuoco acceso perennemente. Questo giovanotto ha avuto un buon risultato, grazie a Dio. Ora assume ancora qualche prodotto, lo rivedrò a fine gennaio, primi di febbraio. Mi sono sentito telefonicamente 10 giorni fa. Dopo 2 giorni che è iniziato la terapia con ELAPS, che è un rimedio che io uso, è un rimedio omeopatico che io uso, chiaramente non è che gli ho dato solo l'ELAPS, gli ho dato una terapia, ma non è questo il momento e il giorno per parlare di terapie. Anche se ho usato, ve lo posso dire, 2 grossi prodotti di Selfood, della linea Selfood, e 2 grossi prodotti di regolazione. In tutto 4 prodotti più questo. I risultati sono stati questi. Vedete, salve, volevo chiederle, è possibile che FM ELAPS faccia effetto dopo 2 giorni di terapia? L'ELAPS è un rimedio che si usa, è un rimedio di omeopatia di risonanza che si usa per le riattivazioni soprattutto dell'epatite C e dell'Epstein-Barr. E io lo uso molto come omeopata da tanti anni, anche perché questo è un prodotto della scuola di Schimmel, Koffler, che sono stati, soprattutto Koffler, il mio grande maestro di medicina energetica funzionale. E quindi immaginate che questo lo faccio prendere 5 gocce sotto la lingua. E inizia di solito 3 giorni dopo che inizio la terapia, cioè non inizio mai con l'ELAPS, faccio fare i primi 3 giorni una riattivazione. Chiaramente io gli rispondo immediatamente, no? La terapia che tutta fa effetto, poi qualche giorno dopo mi manda. 3-4 giorni dopo mi manda un altro messaggio. Salve dottore, un'ultima cosa, siccome dopo che mi aveva chiesto alcune indicazioni su dei prodotti che stava prendendo, un'ultima cosa, siccome come le ho detto il reumatologo che mi ha visitato mi ha detto che ho una sindrome fibromialgica, ma lì mi ha dato qualcosa per questo? Beh, io sorridendo al telefono gli ho detto guarda, credimi, cioè vuole dire tutto quello che stai facendo, no? È collegato a tutta quella che è la tua sintomatologia, che non è una malattia, e aver detto fibromialgia è stata una resa precoce della medicina, che invece si doveva fare un'analisi più approfondita, doveva cercare di capire, come abbiamo fatto, detto attraverso questo test, se c'erano dei fattori che potevano favorire, no, l'instaurarsi di un quadro clinico così complesso. Qualche giorno dopo mi arriva, eravamo intorno per agosto, mi ricordo, sì. Grazie mille, dottore, sto già molto meglio, sto riniziando a vivere, le sarò sempre riconoscente. Grazie davvero. Non mi sembra vero dopo 2 anni che ne soffro. Beh, questo nella sindrome, diciamo, di cui siamo afflitti in questo modello sociale, che è quella che i medici non contattano più i loro pazienti.
che difficilmente rispondono ai messaggi. Vedete, questo mio modo di interagire con i miei pazienti, a cui do la disponibilità del mio WhatsApp, e loro lo sanno in tutti i momenti, perché altrimenti non fai una medicina sistemica, fai un altro tipo di medicina, addirittura dovresti fare, secondo me, un altro tipo di professione, voglio dire, parliamo chiaramente. E quindi questo esempio è un esempio molto chiaro di come, attraverso un semplice strumento, cioè un semplice prelievo del bulbo, fatto peraltro a 1.000 chilometri di distanza da me. Quindi questo è anche un suggerimento di come organizzare anche una rete sul territorio nazionale per poter sviluppare insieme un modello di salute che può essere veramente un modello rivoluzionario, che attraverso il supporto di questo meraviglioso test può veramente mettersi in aiuto delle persone più deboli, delle persone più fragili, delle persone dimenticate, delle persone a cui viene fatta perdere anche la speranza. Per cui chiaramente la riflessione, e questo viene molto fuori quando si fa una lezione di clinica, perché la lezione di clinica, cioè come diceva anche il dottor Aloisi stamattina, sì, fondamentalmente possiamo dire dobbiamo fare il dosaggio delle monoaminossidasi, di mannosio, cioè tutto quello, l'elastasi, sì, che poi dobbiamo aspettare 2 mesi per avere il risultato, la caprotectina, tutto quello che vogliamo. Ok? Eh sì, però poi noi siamo medici, come diceva Lao, no? E qui dobbiamo essere anche un po' clinici. Dobbiamo anche essere degli operatori che devono usare, sì, il modello deduttivo, ma devono anche usare soprattutto il modello induttivo. Ci devono mettere un po' la loro parte di artista. Ma in questo caso ho seguito semplicemente delle leggi di regolazione, andando chiaramente a creare quelle che erano, no, ieri ha fatto vedere una bella slide, il dottor Pagliara. Ha fatto vedere la bilancia fra ciò che attacca la salute e ciò che la difende. Quindi se noi abbiamo un attacco di questo genere, lo dobbiamo andare a spegnere. Ma allo stesso tempo, se abbiamo ciò che difende la salute, cioè minerali, vitamine, antiossidanti, acidi grassi, che sono carenti, li dobbiamo andare a integrare. Questa è un'integrazione intelligente, è un'integrazione funzionale, è un'integrazione fondamentale, perché soprattutto nei sistemi liberi, come quelli di questo giovanotto, che grazie a Dio non era complicato da una complessità di vita, e da una stratificazione di problematiche col famoso effetto a bulbo di cipolla, dove noi troveremo poi, se vi farò vedere un esercizio che ho portato, anche quello che sono le memorie che dopo che voi fate la prima pulizia escono fuori. Perché fondamentalmente quello che andate, ieri ha fatto vedere una bella slide con la punta dell'iceberg, no? È sotto tutto l'iceberg. E beh, quello che andiamo a togliere all'inizio è sempre qualcosa che sta sotto l'iceberg. Però e poi esce qualche altra cosa. Ed è giusto che sia così. Ed è giustissimo che sia così. Perché bisogna capire da che fase noi andiamo a valutare, a valorizzare la salute del paziente. Se siamo in una fase di degenerazione cellulare, e beh, considerate che poi la vicariazione regressiva porta a una fase di, diciamo, deposito impregnazione, una fase di reazione e sudazione, dove gli elementi che hanno determinato quel tipo di fase sono diversi dagli elementi che determinano invece la fase che voi avete analizzato in quel momento. Quindi non vi meravigliate se il test del bulbo in quel giorno vi dà presenza di parassiti, poi dopo 2 mesi vi dà presenza di funghi. Scusate. Se dopo 3 mesi vi dà presenza di funghi, è perché i parassiti in quel momento stanno infiammando il sistema e quindi attivano quello che sanno fare loro. I parassiti fanno liberare istamina. Abbiamo visto oggi dal dottor Aloisi, ma anche in altra lezione dal dottor Sclaugero, no? Come incide sulla salute globale. Quanta gente ha avuto reazioni istaminiche anche dopo lo stesso Covid, anche dopo lo stesso vaccino, no? Quindi, e poi dopo 3 mesi viene fuori la micosi. E certo, la micosi era precoce rispetto alla parassitosi. Cioè, uno ha tenuto 30 anni una micosi nell'intestino perché ha riparato, che ne so, un lutto all'età di 5 anni, e poi su quella micosi, su un terreno fragile, si è favorito più facilmente.
una parassitosi che sempre ha un suo simbolismo, che però vi testimonia come noi siamo di fronte oggi ad un metodo innovativo, dinamico, che permette come S-Drive di avere una valutazione del momento, ma che coglie anche diversi aspetti e diverse sfaccettature, andando diciamo, a scorgere degli aspetti che non è che vengono sottovalutati in prima analisi, ma che in quel momento non sono determinanti nel gestire la salute di quel momento. E questo deve essere molto chiaro. Cioè non vi devono rimanere dei dubbi. Se voi fate un bulbo a distanza di 4 mesi, potete trovare quel bulbo con valori peggiori, ma non significa che il paziente è peggiore. È sempre il paziente. Considerate che c'è la scheda, eh? C'è la scheda. Assolutamente. E quando c'è la scheda, vi garantisco, la scheda giorno 0, giorno 30, giorno 60, giorno 90 vi può essere di aiuto, perché la scheda giorno 30, giorno 60, giorno 90 vi dice la verità su quel paziente se è migliorato, oltretutto che ve lo dice il paziente. Poi il paziente è migliorato, questo è il dato del sistema immunitario, da 94 è passato a 103, ma qual è il problema? Cioè vi sta dicendo che dovete continuare a integrare, che dovete continuare a sostenere, che dovete continuare a lavorare, perché il sistema vuole essere riportato, se è aperto la comunicazione, se è migliorato, e vuole essere riportato al suo nuovo equilibrio. Un secondo caso clinico. Una signora di 48 anni, una sulfurica, quindi alta più o meno 1,70 m, con una decina di chili di più, soprattutto distribuiti nella parte bassa, addome, soprattutto gambe e cosce, e soprattutto con presenza di gonfiore generalizzato, in particolar modo un edema linfatico importante, diffuso agli arti inferiori, quasi colonnare. Motivo per cui questa signora viene così suggerita da un operatore S-Drive in vacanza in Calabria, che visto che lei è pugliese ed è di un paese vicino al mio, io sono di Monopoli, la signora era di Ostuni, è di Ostuni, praticamente questa signora viene suggerito di fare, a questa signora viene suggerito di fare il test S-Drive da me, e lei neanche il tempo di rientrare dalla vacanza, mi chiede una visita, viene nel mio studio. Vi faccio il test, dal test lei era 20 anni, diciamo che non ci credeva molto, però visto che aveva stretto amicizia in vacanza con questa persona, professionista valido che l'ha motivata, è venuta. Con diffidenza, però è venuta. Insomma, si è fidata. Ormai era stata da tanti medici, beh, immaginate in 20 anni che cosa non abbia potuto fare questa signora. In 20 anni. Quindi visite specialistiche, tutto quello che volete. Ha fatto Doppler, percorsi nutrizionali. Ok, zero risultati. Questa problematica è emersa a 28 anni dopo un forte stress. Beh, 28 anni è un'età molto particolare, è il compimento di una fase particolare di sviluppo dei chakra. Siamo al quarto chakra che raggiunge il suo compimento. Quindi c'è un'energia sottile che si sta sviluppando. Quando arrivano i blocchi a quell'età, problemi sono globali. Qua parliamo di una sulfurica sanguigna, ematogena, si vede, vivace, una bella donna. Peraltro, leader, ha una piccola azienda di abbigliamento, Ostuni, famosa, io la conosco. Viene da me, io gli faccio il test. E dal test, immaginate, beh, sulfurico, voi che pensate? Vabbè, un problema di circolazione, vabbè, cardiovascolare al primo posto. Però poi accanto al sistema cardiovascolare, il test vi riporta produzione di energia. E quindi vi sta dando due grosse segnalazioni. Da un lato vi sta dicendo, cioè questo è proprio da rifare a quello che ha detto ieri Silvia. Cioè, ieri Silvia Di Luzzi ha fatto capire l'importanza del cuore energetico.
Cioè, fatti vedere come certe volte noi ci fermiamo solo alla validazione del cuore come pompa e non lo guardiamo nella globalità, non solo nel suo campo, diciamo, elettromagnetico, che il campo elettromagnetico del cuore è un campo potentissimo, il più potente di tutti, è quello che condiziona poi la reattività elettromagnetica del nostro toroide, della nostra aura. Però vi dico, quando in un sulfurico vi sta dicendo il test del bulbo sistema cardiovascolare, non lo sottovalutate. Cioè, vi sta dicendo che questa signora, il suo sistema cardiovascolare è un po' spento, non è che deve avere per forza una malattia, se la farà. Cioè, questo è un test di medicina predittiva e preventiva. Se non fossimo intervenuti, sarebbe fatta. Ci sta dicendo che il sistema cardiovascolare, quindi la sua parte fuoco, la sua parte cardiovascolare, si è spenta. Beh, in medicina cinese l'elemento fuoco è l'espressione massima dello yang, della simpaticotonia. Infatti l'elemento fuoco in medicina cinese corrisponde al cuore, corrisponde all'intestino tenue, e beh, stranamente l'intestino tenue, l'organo della tolleranza. Abbiamo visto oggi il GALT dove sta. Nell'intestino tenue sta il GALT. Cavolo! E che c'entra qua il GALT? E poi vedremo. Intanto era una signora che ingrassava e quindi metteva grasso nella pancia. Ok? Quindi elemento fuoco, ho detto cuore, intestino tenue, triplice di scalatore, cioè collegata a tutti gli ormoni. E beh, immaginate, è un ormonale. Beh, si vedeva, era una donna ormonale, molto ormonale. Non era una fosforica, non era un'ectodermica, era una mesodermica, una donna viva, una leader, un'empatica, solare. E poi apparato circolatorio. Quelli sono i quattro elementi del fuoco. Quindi, se vi dice il test del sistema cardiovascolare, guardate questa segnalazione proprio come segnale complesso. Io l'ho letta così. Poi produzione di energia, hai detto niente. E quando manca questa energia, si abbassa tutto il livello simpatico-tonico, tutto il livello dello yang. Quindi l'energia tende ad aumentare verso lo yin, cioè verso il basso, tende a depositare, tende a tenere dentro, tende a bloccare, tende a trattenere, quello che in omeopatia noi definiamo psicosi, che è un tentativo del sistema di reagire a uno stato tossico-metabolico, ma questo sistema non ce la fa perché non circola bene l'ossigeno, perché alla fine è anche e soprattutto un problema di ossigenazione, se no che vi segnala a fare sistema cardiovascolare. In una sulfurica a 48 anni, sistema cardiovascolare, se la salviamo probabilmente gli stiamo evitando un infarto del miocardio. Poi produzione di energia è una grande informazione. Poi certamente possiamo andare a vedere che tipo di energia non viene prodotta bene. Quello lo vedremo poi dai singoli marcatori. Così come il metabolismo degli acidi grassi, che qua è stato molto orientante, soprattutto su un consumo di una grande energia nervosa, perché gli acidi grassi che erano carenti qui erano soprattutto il DHA e l'acido ALA 3, che sarebbe l'alfa linoleico, che è un omega 3, che è fondamentale, si trova per esempio nelle noci, che è fondamentale per mantenere la stabilità delle cellule nervose. Quindi c'era una sorta di esaurimento neurocardiaco, cioè quindi cervello cranico debole, cervello di cuore debole, e c'era un accumulo di energia nel cervello di pancia. C'era un sovraccarico. Ma perché? Perché dobbiamo andarla a capire? E il test ce lo dice. Intanto ci segnala anche qui sintesi proteica. E qui ricordatevi che quando vi segnala sintesi proteica, non è che vi sta dicendo che non sintetizzate proteine, potrebbe anche essere. Non è che vi sta dicendo che mangiate poche proteine, potrebbe anche essere. Vi sta dicendo che probabilmente c'è anche un'anomala sintesi proteica. Probabilmente ci sono delle proteine selvagge, delle proteine anomale che vengono liberate dal vostro corpo che stanno alterando l'equilibrio di quel sistema. E
E quando voi ritrovate fra gli indicatori al primo posto interferenze, non vi meravigliate. Cioè, non dovete pensare solo che il disturbo sia di campo bioelettrico, ma quando il test vi segnala anche e soprattutto produzione di energia e vi trovate di fronte, questo lo spiega molto bene Stanton, il professor Stanton, ideatore di questo metodo tedesco, Marcus Stanton. Così come lo spiega molto bene, lo ha spiegato molto bene una lezione che è ancora presente nei video che Giorgio Terziani brillantemente concede su YouTube, il professor Raja, in una splendida lezione di 5 ore, dove delucidò tutti gli aspetti biochimici funzionali collegati al test del bulbo. Ebbene, considerate che siamo di fronte, no, a un inquinamento elettromagnetico della cellula. Quando vi segnala la produzione di energia, ebbè, la cellula sta in grave sofferenza. La cellula è in sofferenza e questo lo dovete prendere per prioritario, aminoacidi, antiossidanti, resistenze, acidi grassi, alimenti e additivi. E vediamo che cosa succede. Quindi questa signora era stata vista da centinaia di medici. Medici, nutrizionisti, estetisti, vabbè, gli avevano, fra virgolette, derubato un po' di quattrini. Una signora abbastanza abbiente, quindi non. Allora, considerate già la pagina del sistema immunitario e siamo a un valore di 101. Ok? Beh, 101 non ci dice niente e ci dice tutto, perché soprattutto poi se andiamo a vedere qui, stress ossidativo. 30. Ah, un bel valore, dove anche qui, vedete, stranamente, vi ho messo i primi due casi, che c'è il selenio e lo zinco, e anche qui dovete pensare, selenio e zinco, quindi cervello, ormoni, tiroide, ormoni sessuali, beh, poi ci sono i carotenoidi, quindi vitamina A e vitamina C. Beh, ACE, ricordate, sono fra i più potenti sistemi antiossidanti. Immaginate come stanno le membrane. A livello di BIA, in questi pazienti trovate tanta acqua extracellulare. A livelli di BIA trovate delle gravi alterazioni in questi pazienti. Perché vi trovate di fronte a pazienti che hanno, diciamo, uno stato infiammatorio cronico, quindi si forma un edema interstiziale, si forma un edema extracellulare. Il citosol, che solitamente è in alcalosi rispetto al nucleo che è in acidosi, e d'altronde il nucleo è fatto da acidi nucleici, il citosol va in acidosi perché si crea un danno di membrana, un cattivo scambio e soprattutto l'interstizio diventa, diciamo, aumenta il suo pH. Allo stesso tempo, a livello dei sistemi di regolazione, si attiva l'asse fra i tessuti periferici, l'ipotalamo e l'ipofisi e soprattutto la corteccia surrenalica. E viene prodotta in questi soggetti, soprattutto nei sulfurici, che sono molto surrenalici. Beh, il surrenalico lo vedete perché è un soggetto stazzato, c'è cioè una stazza, tonico, stenico, beh, cioè avete questi dati nella mia lezione sulle costituzioni, e comunque anche sulle costituzioni mie c'è molto su S-Drive, su Cell Wellbeing Italia, su tutte le registrazioni che ci sono su YouTube, che sono state immesse dal professor Terziani. Per cui, quindi, questa forte componente ossidativa, il secondo valore 14, vedete, sistema cardiovascolare e produzione di energia, cioè vi mette insieme due sistemi dicendo: guardate che questo paziente, da un lato, ha una problematica cardiocircolatoria, ed è chiara, dall'altro, però, abbassa la sua produzione energetica. Quindi, rispetto al carburante che utilizza, buona parte di quel carburante non viene utilizzato come energia, ma diventa scoria. Diventando scoria, praticamente, sta creando una maggiore sofferenza tissutale con tendenza all'edema periferico, con accumulo massivo, perché il corpo, soprattutto nei sulfurici, dove c'è una grossa capacità connettivale, soprattutto nei sulfurici, in una prima fase di reazione, prima che si infiammano
in maniera solida, ma si infiammano soprattutto a livello vascolare. Ma questa signora è già infiammata a livello vascolare, eh? Me lo dice il test. Però vi stavo proprio segnalando questa cosa qua, che praticamente nel momento in cui avete proprio questa segnalazione, vi sta segnalando il test che è fondamentalmente questa signora sta producendo male energia cardiovascolare. Quindi voi pensate, il cuore, no? Ieri Silvia parlava della frazione di iniezione, come molte volte, con la vitamina C, la vitamina D, gli aminoacidi, no? Beh, il self food, no? Riesce a migliorare la frazione di iniezione in quelli malati. Ma se uno è sano, per forza malato deve essere? Cioè, se io sono sano e il mio cuore, che so, oggi che ho sicuramente un focolaio perché ho una tosse terribile, va boh? Però purtroppo sono stato costretto a tornare da Bergamo in Puglia perché avevo una cosa urgente e sono partito che avevo anche un po' di febbre, mi sono beccato l'aria malata, fra virgolette, già dell'aereo e quella probabilmente mi ha precipitato di più. Vabbè, però se io vado a vedere oggi l'energia del mio cuore, no? Probabilmente non sarà uguale a quella di una settimana fa. Si può capire, no? C'è il polmone che si sta impegnando e il cuore che gli sta dando una mano. Ma in questa signora, e perché ci deve essere un cuore o un sistema circolatorio che si sta impegnando? E soprattutto, chi lo sta impegnando? E intanto, vedendo dal test, escono altre indicazioni. Chi lo sta impegnando, sto cuore? Chi sta favorendo una cattiva produzione di energia? E il test vi dice sostanze chimiche e voi chiedete, signora, ma prende farmaci? Signora, ma che so, usa creme, detergenti particolari, che so, mette deodoranti? No, oppure vive in una zona inquinata, no? Oppure mangia cibo spazzatura, non so, voglio dire, qui a Monopoli, ora a due passi da casa, hanno aperto un McDonald's e d'altronde che dobbiamo fare? Oggi ho inaugurato un altro supermercato e fra poco apro il McDonald's. Quindi chiaramente immaginate come il pianeta vada nella direzione giusta, no? Sostanze chimiche e anche elettrosensibilità vi segnala un valore di 14, che è da tenere in considerazione. Così come da tenere in considerazione, chiaramente lo capite bene, il marcatore di vitamine, e così come da tenere in considerazione un altro fattore che probabilmente toglie energia al sistema, che è il glutine insieme al grano d'orzo. Chiaramente, se trovate il glutine e il grano d'orzo, beh, l'orzo, a meno che la signora sia, che ne so, una ampia utilizzatrice, ma in questo caso non corrispondeva, beh, l'orzo uno lo mangia una volta ogni tanto, come ha spiegato stamattina Lao, non esiste un'intolleranza quando comunque alla fine tu l'alimento lo mangi una volta ogni tanto, con la regola di 4-5 giorni, oppure dell'alimento ogni settimana o anche la regola dei 3 giorni, poi dipende dalla fase di detossificazione che fate, dalla fase, diciamo, di desensibilizzazione. E considerate che poi andando nella pagina del sistema immunitario abbiamo un valore di 20 dove ci dice che c'è un impegno intestinale, beh, considerate che il valore è normale fino a 10, dove ci sono comunque sostanze chimiche, vedete, nell'intestino, e questo è importante perché oggi avete capito un'altra cosa, che quando ci sono sostanze chimiche nella barriera intestinale c'è una sindrome di intestino a colabrodo. Cioè il fatto che il test vi segnala una sostanza chimica, un'elettrosensibilità nell'ambiente intestinale, vi sta indicando che probabilmente c'è anche qui un colabrodo. Allo stesso tempo, vedete, ci sono alcuni micronutrienti segnalati, anche qui lo zinco, il selenio, gli omega 3, li vedremo, no? E poi come indicatore di supporto, chiaramente produzioni di energia. Vedete l'impegno circolatorio? E beh, qui è interessante perché avete la vitamina C. Ricordatevi quello che ha detto ieri Silvia Di Luzio sulla vitamina C e sull'azione endotelioprotettiva. K1, vi ricordate ieri che Silvia ha parlato K1, K2? E beh, stiamo qua. Poi altri marcatori, la lisina, non la sottovalutate, il potassio, equilibrio di membrana, le antocianidine per il microcircolo, gli acidi grassi essenziali, le vitamine del gruppo B e poi tanto altro. Quindi siamo in una sofferenza
cardiocircolatoria, va bene? Questi sono degli indicatori di frequenza che cercherete di farli evitare e lì vi viene in consiglio la pagina numero 27 dove trovate il click da fare, no, per poter aiutare il paziente a riconoscere dove si trovano questi tipi di interferenze di frequenza. A livello di vitamine abbiamo visto che chiaramente vengono segnalate delle alterazioni funzionali con modalità da tenere presenti a tracce, no? I vitamini importanti come la B2, come la B3, come la K1 e come la vitamina C. Mentre nei minerali potete cogliere altri aspetti importanti. Vedete? Quando trovate insieme potassio e selenio, vi dico, per esperienza di tanti anni in medicina funzionale, pensate a un cattivo utilizzo dell'ormone tiroideo. Il potassio serve per l'ingresso della cellula dell'ormone tiroideo, però il potassio vi indica anche spesso una condizione di iperaldosteronismo. Quando c'è un iperaldosteronismo, c'è una problematica di potassio, cioè viene eliminato potassio. Infatti esistono i farmaci antialdosteronici che sono risparmiatori di potassio e quindi vengono usati per esempio in malattie edematose, edematogene, come le asciti neoplastiche, l'edema declive. Quindi qua c'è l'infangiti, elefantiasi, tutte quelle condizioni dove si crea un terzo comparto, nei versamenti, no? Tutte quelle condizioni edemigene vengono utilizzati risparmiatori di potassio. C'è lo zinco e il magnesio, che sono due minerali importanti per il sistema nervoso, ma sono anche due minerali importanti per il livello di energia insieme al selenio e al potassio. Quindi stiamo parlando di tre minerali, per esempio zinco, selenio e potassio, che sono minerali simpaticotonici. Come vi ho spiegato l'altra volta, dalla mineralogia omeopatica, i minerali si dividono in simpaticotonici e parasimpaticotonici. I minerali simpaticotonici sono il fosforo, il selenio, lo zinco, il manganese, il sodio, il potassio, ok? Invece i minerali parasimpaticotonici, lo iodio chiaramente, minerali parasimpaticotonici sono invece il magnesio, il calcio, il boro, il litio, ok? E quindi il rame, questi sono quelli più sedativi. Quelli più attivatori sono zinco, selenio, potassio, sodio, iodio e fosforo. Quindi è importante sempre quando avete di fronte questi tipi di indicatori che facciate una valutazione funzionale. Io vi suggerisco proprio di prendere un foglio e di fare una sorta di schedario con gli elementi più e meno, in maniera tale che abbiate una sorta di leggenda finale, va bene? Poi, quando andate a vedere la pagina dell'indicatore di acidi grassi, la cosa importante è capire se sono acidi grassi che hanno una valenza soprattutto cardiovascolare, articolare oppure di tipo nervoso. Qua siamo di fronte a due acidi grassi importanti, perché questi due acidi grassi sono importanti sia per il sistema nervoso sia per il sistema vascolare. Perché? Perché soprattutto il DHA è molto importante per i vasi dei nervi, soprattutto per i vasi che vanno nel sistema nervoso, quindi che segnala un'alterazione del DHA, che probabilmente c'è una sofferenza circolatoria a livello dei vasi del tessuto nervoso. E quindi questo che cosa crea? Crea una sorta di ipossia cronica, che quindi chiaramente porta a un'ipotrofia, a un'iponutrizione, le cellule nervose e quindi tutto ciò che nasce da sopra è debole. Quindi cuore debole, cervello cranico debole, questa persona va avanti perché è potente, ma intanto la produzione energetica avviene per fasi e avviene comunque a tratti, non nella pienezza delle potenzialità, e questo comporta una formazione massiva di scorie metaboliche che chiaramente
alterando l'equilibrio precario di questo soggetto, visto che troveremo anche qui altri fattori di disregolazione, praticamente, vi dicevo, questo ha comportato un accumulo di sostanze tossiche nella parte bassa, anche chiaramente con un cambiamento metabolico, perché abbiamo parlato di un iperaldosteronismo, di un ipercortisolismo, di un ipotiroidismo, di un ipogonadismo. È normale che a 48 anni poi la signora, ma già da 28 anni, la signora abbia iniziato ad accumulare peso con maggior frequenza. Tra gli antiossidanti, beh, le antocianidine già vi interessano per il discorso vascolare, del selenio abbiamo parlato, della vitamina C anche così, anche dei carotenoidi. Per quanto riguarda invece aminoacidi, qua siamo di fronte a una condizione particolare. Quando vi viene indicato lisina, pensate che c'è un'attivazione virale. Cioè la lisina come aminoacido è uno dei più potenti aminoacidi ad azione antivirale. Infatti viene suggerito anche in alcune formule anti-Covid. Ok? Poi, quando vedete la carnitina, dovete pensare a qual è l'organo che utilizza carnitina, che non sono i muscoli anche, ma soprattutto il cervello. Allo stesso tempo, quando avete arginina, dovete pensare, e stiamo parlando, ricordatevi sempre che stiamo parlando di un soggetto a cui è stato segnalato un danno cardiovascolare al primo posto e dovete correlarlo ai sintomi della persona. Un fatto che mi arriva una persona che sta in buona salute e mi dice cardiovascolare. Ok, sarà una fesseria. Andiamo a vedere dal test, però possiamo fargli un lavoro di prevenzione, dire guarda, stai attento che il suo sistema cardiocircolatorio va protetto, al limite prenderà antiossidanti, aiuterebbe in altra maniera, l'ossigeno. Qua invece vi arriva un caso patologico. Cioè i casi che vi sto portando oggi sono casi che sono arrivati come ultima spiaggia nel mio studio. Cioè non è che sono casi che mi sono arrivati così, i casi banali non ve li ho portati perché ce ne ho centinaia. Vi ho portato dei casi, ne potevo mettere altri, ma vi ho portato i casi esemplificativi. Peraltro qua stiamo parlando di luglio, cioè non è che stiamo parlando di 2 anni fa, luglio sono 4 mesi fa, 5 mesi fa. Va bene, cioè è iniziato a luglio, poi dire, il tempo di fare la cura. Ha avuto risultati straordinari questa signora, cioè voglio dire, questa signora ogni settimana mi arriva un paziente da Ostuni ora. Fra poco si trasferiscono da Ostuni a Monopoli. E dicevo praticamente, quando vedete l'arginina, chiaramente pensate alle funzioni, non solo l'arginina vista come aminoacido che favorisce l'energia, no? Se pensate alla bioarginina, e vabbè, quello che l'ha detto, bioenergia, energia globale carente, quindi chiaramente ci sta, no? Ma dovete pensare soprattutto al fatto che arginina è un mediatore importante per la trasformazione dell'ossido nitrico. E quindi qua i problemi vascolari sono seri. C'è un endotelio che sta soffrendo. No? Come lo fate a vedere? Sì, fate fare il Doppler. E non c'ha neanche fatto 30 Doppler. E non è che dovete vedere l'endotelio già ispessito a 30 anni. Ma pure che lo vedete, non vi dice niente, qualcuno ha l'endotelio ispessito, ma perché geneticamente è predisposto, quindi non ci interessa. Qua stiamo parlando di fattori dinamici che possono essere, hanno un grosso vantaggio nell'intervento nostro, possono essere regolati. E questa è la bellezza di questo test. Questo test non pensa alle chiacchiere, perché possiamo fare 7.000 esami, ho capito, qua c'è l'essenziale, perché è il qui e ora. In quel momento fate il prelievo, pa! 2 secondi dopo già è cambiato il quadro bioelettrico di quel paziente. Ma quel paziente in quel momento che è venuto da voi è in quella condizione, non sapete da quanto tempo sta in quella condizione.
Allo stesso tempo, vedete, indicatori di danno ambientale, sostanze chimiche, a voi non è che vi interessa, molti dicono, e vabbè, che cosa sono? Ma non vi interessa sapere che cosa sono. Cioè, se questo mangia le patate della zona inquinata che sta in Puglia, vicino Taranto, cioè, e che cosa ne sa che stanno dentro le sostanze chimiche? Cioè, voglio dire, le patate sono buone, in Puglia si mangia bene, soprattutto gli ortaggi sono eccezionali, e quindi mangiamo ortaggi velenosi ormai da 30 anni in Puglia. La Puglia è una delle regioni con alto tasso tumorale. Io ho lavorato tanti anni in oncologia integrata. Ieri è stata brillante la relazione di Claudio Pagliari, ma vi garantisco, io ho fatto 16 anni di lavoro nelle cure palliative. So che cosa significa quello che ha detto ieri Claudio. Io so che cosa significa seguire un paziente oncologico. Sono esperto di oncologia integrata dal 2004. Nel 2008 una mia paziente oncologica ha scritto un bellissimo libro che proprio in relazione a quello che ha detto Claudio ieri, mi invito a leggere, si chiama Da velocista maratoneta, Pierangela Pantani. Una mia paziente che è venuta in studio da me e io le ho cambiato il paradigma della malattia, perché lei era venuta da me per chiedermi degli integratori che potessero aiutare per reggere la chemio. Io invece le ho fatto capire che per poter reggere la chemio doveva ritrovare se stessa. E nel momento in cui ha capito questo, lei ha cambiato modello di vita. Una malattia che gli aveva dato solamente 3 mesi di vita, praticamente è durata 3 anni e passa. E in questi 3 anni e passa ha potuto scrivere un libro, che questo è della Piccin Edizioni, e comunque se andate su YouTube lo trovate, fatevi un bel regalo di Natale, perché nelle sue parole di Pierangela, ancora ricordo il suo ultimo messaggio quando mi chiamò. Mi mandò un messaggio, i vecchi telefonini, parliamo del 2012, e mi scrisse: caro dottore, non ce l'abbiamo fatta. Purtroppo la malattia, dopo 3 anni e passa, si è ripresentata. Ora vedrò di combatterla in altra maniera. Però lei, la prima cosa che fece, appena uscita dal mio studio, prenotò una vacanza nelle Ande, e dopo un mese mi arrivò una foto del trenino delle Ande. Le Ande sono fra il Cile e l'Argentina, e praticamente lei andò a cercare se stessa, lasciò i due figli, una figlia bellissima che ora ha 30 anni e un altro figlio che ora ha 26 anni e suo marito di cui era follemente innamorata, per andare a capire questa grande manager, questa grande donna, una fosforica che aveva avuto una neoplasia pancreatica. Fosforico non è un grande pancreatico. Fosforico ieri ha detto una cosa importante, il dottor Pagliari. Beh, ha fatto vedere. Le ultime cose che ha fatto vedere ieri Claudio sono state praticamente la sigla, no? A, amore, C, conoscenza, no? Proprio ieri mandò quella sigla e poi A, accettazione. A, amore, ebbene, amore è collegato all'energia del cuore, quindi il cervello del cuore. Beh, è una sigla giusta. Quella sigla racchiudeva la sua esperienza, no? Forse non sapeva perché l'ha creata tanti anni fa questa sigla, che poi i neurobiologi avrebbero scoperto i 3 cervelli e la coerenza di flusso. Quindi ha amore il linguaggio primario del cuore. Conoscenza, ebbè, è il linguaggio primario del nostro cervello cranico. E poi l'accettazione, che è la modalità di interpretazione di quella meravigliosa pancia che oggi ha descritto brillantemente il dottor Aloisi, e che ci fa capire che oggi, se non andiamo a riequilibrare i sistemi, l'accettazione si trasformerà in non accettazione e quindi in intolleranza e tutto quel disastro che ne deriva. E quindi vi dicevo, nel caso della carissima Pierangela Pantani, un soggetto fosforico a capo di un'azienda, una grande leader, ma soprattutto con un fisico non da leader e anche una somatizzazione potente. Quando hai un grande cervello cranico, ma non sei sostenuta da un grande cervello di pancia, rischi di affollare troppo, di caricare troppo i sistemi. E quindi io condivido in pieno quello che ha detto ieri il dottor Pagliara, perché è così, assolutamente. Me l'hanno insegnato tutti i pazienti, che sono stati i miei libri principali. Tutti i pazienti che hanno tutti una storia, hanno tutti una storia particolare.
E io ho avuto la fortuna di fare assistenza domiciliare per 16 anni, poi mi sono dimesso io, se no altrimenti avrei continuato. Poi ho gestito per 7 anni RSA, ho dato la dimissione all'ultima RSA che dirigevo il 31 agosto di quest'anno. Quindi mi sono dimesso come direttore di RSA, mi sono dimesso come strutturato in ASL, con le cure palliative. Sono stato il fondatore delle cure palliative insieme ad altri medici in Puglia, dove facevamo le cure palliative domiciliari. Quindi il fatto di entrare a domicilio mi permetteva ancora di più di entrare nella vita del paziente, di capire che il paziente no, è la vera sorgente e quindi noi dobbiamo imparare molto dal paziente. E oggi che noi abbiamo questo strumento proprio eccezionale, possiamo fare molto perché possiamo portare avanti veramente una medicina antropocentrica. In un modello integrato dove ognuno di noi può fare molto per la salute del prossimo, se ci facciamo, ci rendiamo conto, se ci facciamo nucleo, ci rendiamo squadra, se cooperiamo, se collaboriamo, se condividiamo, se usiamo appunto il linguaggio del cuore, questo è il linguaggio del cuore, ed è importante perché stiamo trattando con la cosa più importante del prossimo che è la sua salute. E questa signora, ora ritornando a questo caso, dal test, guardate, vi viene fuori una post-virosi così. Allora, scusate. Allora, la signora, allora potete dire, vabbè, è stato il Covid. No, la signora il Covid non l'ha fatto. Si è fatti i vaccini. Ok. Può essere stato il vaccino. Ok. Ma la signora c'è il problema dall'età di 28 anni. È arrivata a 48 anni, quindi voi come avreste ragionato con questa post-virosi? Come avreste ragionato? Volete vedere come ho ragionato io? Le ho fatto fare il prelievo. Qua non è venuto il prelievo, però se mi date del tempo che ritrovo, sì, lo ritrovo qua, non so perché non è venuto, comunque ce l'ho il prelievo di Miriam. Allora, il prelievo di Miriam, poi ve lo girerò. Il prelievo di Miriam Morelli, allora, dava anticorpi per la varicella 2,5, ok? Quindi non era attivato lo Zoster, 2,5, maggiore di 1,2 positivo. Poi, IgG per il citomegalovirus, 352. Quindi anche in questo caso 352 di citomegalovirus è santa miseria, cioè il valore limite è 1, cioè è che c'è una cottura da citomegalovirus, cioè come mai produce tutti questi anticorpi? Lei neanche si ricordava di aver avuto il citomegalovirus. Poi l'herpes simplex niente, 0,2, non niente. L'Epstein-Barr, il VCA basso. Ma sorprendentemente anche qui l'EBNA 600. Quindi, diciamo un dato sensibile, come diceva l'altra sera il professor Spaggiari in una riunione, come questo, voi lo avete poi riconosciuto. Ecco perché dicevo prima: non è che il metodo induttivo non deve essere affiliato al metodo deduttivo. Certo, voglio dire, se voi potete, volete capire se l'intestino di questa persona sgocciola e volete fare il dosaggio del Dimannosio, dell'attulosio, volete fare, che so, l'enzima X, l'elastasi, ma siete liberi di farlo. Ma intanto iniziate a fare questo. Cioè iniziamo a vedere S-Drive. E da qui ce l'avete dopo 12 minuti. Non dico che dovete leggerglielo subito. Però prendetevi un po' di tempo. Lo leggete e dite alla signora: signora, ci risentiamo domani, che devo valutare bene, raccogliete dei dati anamnestici e poi vi mettete a studiare il test. All'inizio sarà impegnativo. Io sono un EAVista da 22 anni, faccio EAV. Quando facevo le prime EAV nel 2000-2001, stavo all'incirca 2 ore, 2 ore e mezza. Quando le faccio ora, sto 10 minuti massimo. Quindi che significa? Significa che anche voi migliorerete e all'inizio, se trovate qualche ostacolo, dite grazie perché vuol dire che avete bisogno di crescere. Io quando trovo qualche ostacolo, qualcosa che non capisco, dico grazie perché vuol dire che devo ancora studiare.
E quello è importante. E comunque vi lascio alle domande dopo questa prima parte. Questa è una sua, dopo un mese, mi ha chiamato, mi ha mandato questo messaggio. Grazie mille, mille dottore. Sono felicissimo di aver fatto il test del bulbo S-Drive e finalmente dopo 20 anni ho risolto il mio problema. Già al quarto giorno di dieta le mie gambe si sono sgonfiate. Lì avevo un grosso problema di gambe, credetemi. E la mia pancia e stomaco sono diventati piatti. Beata lei. Non pensavo, lei ha pensato all'intolleranza, perché io poi non è che io non ho cercato di potenziare il messaggio delle post-virosi. Molte persone, non è che gli potete spiegare, sì, glielo dite, però è uno inizia, poi vado al medico di famiglia, il medico di famiglia, sapete che dice? No, ma che cosa? Ma non esistono queste cose. Infatti, vedete, poi hanno questi risultati. Cosa che prima non aveva. Non è che la signora aveva fatta dieta, eh? Quindi non pensavo che delle intolleranze, io che ne avevo fatto, siccome avevamo scoperto chiaramente l'intolleranza ai grani, cioè al glutine, beh, io gli ho cambiato un po' i grani. E beh, lì mangiava molti grani, mangiava molta perché probabilmente era serotoninica come caratteristiche, come ha spiegato stamattina il grande Lao, e delle intolleranze potessero dare questi grandi problemi che lì ha saputo risolvere così in poco tempo. Sinceramente, quando sono venuto da lei, ora glielo posso dire. Pensavo fosse l'ennesima dieta e il solito dottore. Beh, questo non è che faccia molto onore ai medici, eh? È il solito dottore, sai, sentire un avverbio, il solito dottore, un aggettivo, scusate, al dottore, solito dottore che ti dice, beh, il dottore era una volta una professione privilegiata. Fai così che sarei meglio ed invece non è così. Così sono passati 20 anni, questa è la verità. Finalmente ho incontrato lei, grazie infinite, ci vediamo presto. Vabbè, comunque. Ha incontrato S-Drive, diciamo così. Allora, questo terzo caso è una naturopata di 37 anni che finisce il suo corso a giugno. Io nell'ultimo weekend di scuola gli parlo un po' del test e lei mi chiede, dottore, guardi, io ho un problema, avrei voglia di venire, lei abita nella zona di Lecce, di venire nel suo studio a fare questo test e quindi una ragazza giovane, 37enne, fosforica, quindi una ectodermica, iride chiara, tendenzialmente quindi un'iride chiara blu e quindi si dice iride linfatica di primo grado e si presenta con questa stanchezza cronica psicofisica non documentata dagli esami di laboratorio, cioè tutti gli esami che aveva fatto, tutti i vari accertamenti non avevano riportato nessun tipo di problema. Andando al test, il test segnala, ecco, rispetto a quello che ha chiesto prima la dottoressa, vedete, dovete vedere la prima pagina, il riepilogo. È importante perché quello è il riepilogo delle informazioni bioelettriche rilevate dal bioscanner del bulbo che mette in priorità ormoni, emozioni, equilibrio microbico-intestinale e metabolismo degli zuccheri. Cioè ci sta dicendo che questi quattro sistemi sono interferenti la salute del paziente che abbiamo di fronte. Poi dobbiamo essere noi bravi a integrare queste informazioni sul caso clinico che abbiamo di fronte. Ecco perché diventa appunto una medicina personalizzata. Quindi sistema ormonale, emozioni, qui ci dice alcune cose. Ok? Allora, quando voi vedete poi fra gli indicatori, vedete al primo posto metalli tossici. Beh, questa è una cosa molto interessante. Secondo posto, di nuovo, interferenze elettromagnetiche. Beh, immaginate, voi troverete spesso la presenza di metalli tossici associata a interferenze elettromagnetiche, perché i metalli sono comunque caratterizzati dal fatto che essendo, diciamo, delle sostanze estranee al corpo, quando sono nel nostro corpo, creano un disturbo di campo elettromagnetico, per forza, perché il danno da metalli non è solo biochimico, ma è un danno che deriva anche dai campi elettromagnetici che essi producono. Poi abbiamo, vedete, al terzo livello antiossidanti, polifenoli, coenzima Q10, selenio, e queste sono
notizia importante, resistenze virus muffe spore, poi aminoacidi, ornitina, triptofano, carnosina, lisina e poi alimenti e additivi. Gli alimenti e gli additivi poi li trovate voi a pagina 28 e 29 con dei programmi specifici, mentre gli additivi li trovate a pagina 27. Quindi voi dovete sempre indicare ai vostri pazienti di andare a vedere poi le pagine 28 e 29 per avere un orientamento sui cibi da utilizzare maggiormente e a pagina 27 per capire quali sono gli additivi che, a cui si è risultati un po', diciamo, intolleranti, per cui bisogna stare attenti se si utilizzano a utilizzarli con frequenza. E chiaramente in questo caso già ci sono tante informazioni, cioè in una sindrome da stanchezza cronica abbiamo l'idea che c'è da un lato, per esempio questa al primo posto, metalli tossici, poi c'è virus, muffe spore e vediamo. Andiamo a vedere la pagina del sistema immunitario e viene segnalato un valore alto, parliamo di un soggetto giovane, in buona salute, però con questa sintomatologia, però anche lì, vedete nella pagina 5, quella che è a sinistra, indicatore di supporto del sistema immunitario, abbiamo un valore di 20 che segnala metalli tossici ed elettrosensibilità. È chiaro che dobbiamo pensare a dei metalli particolari, però come facciamo a capire che metallo? Vi interessa? Mi potrebbe interessare, in questo caso vi dico no, però ci può interessare per un semplice motivo, perché ci sono dei metalli che hanno una affinità particolare per certi minerali e in particolar modo il minerale che qui viene posto, vedete? Valore di 11 c'è il selenio insieme ai polifenoli al coenzima Q10. Quando troviamo selenio e troviamo coenzima Q10, beh, dovete pensare a un'intossicazione cronica anche da mercurio. Non solo mercurio, però potrebbe essere anche qualche altro metallo tossico, però vi dico il mercurio è molto selettivo per il selenio e in più anche un'azione tireotossica, perché ricordatevi dalla pagina precedente che al primo posto mette ormoni, quindi mette il sistema ormonale e quindi ci sta indicando orientativamente degli ormoni che non stanno funzionando bene e quindi di quali ormoni dobbiamo pensare, cioè a quali ormoni dobbiamo pensare. Beh, io penserei subito all'ormone tiroideo, è certo, se c'è selenio carente, c'è la presenza di metalli tossici. E poi ci sono anche delle micotossine che sono tireotossiche, beh, perché non pensare all'ormone tiroideo? E comunque altri dati che ci vengono segnalati dall'algoritmo rilevato dall'indicatore di supporto del sistema immunitario è il valore di 13 di muffe spore e virus. Quindi chiaramente siamo di fronte a muffe spore e virus e quindi c'è un'attivazione del sistema TH1 immunitario che nei confronti, in questo caso, di muffe o spore. Cioè, si è attivato è perché comunque ci sono metalli. I metalli, che ricordatevi sono la priorità, no? Tra gli indicatori, i metalli creano a livello intestinale un ambiente intestinale favorente alle micosi, soprattutto la candida. Quindi, se voi avete poi la possibilità di testare, il test del bulbo vi dà delle indicazioni e testando, per esempio, candida, no? Candida albicans, troverete la candida nell'intestino di questa persona. Qual è un altro dato che stamattina è venuto fuori dal discorso che ha fatto sui neuroormoni, i neuropeptidi che hanno correlazioni con la barriera intestinale? Vedete che c'è indicato triptofano oltre che lisina? E vi ho detto, la lisina la troverete spesso quando nel corpo c'è un'attivazione virale. Però la signora aveva avuto comunque il virus recentemente, quindi poteva essere questo. Però la stanchezza durava da anni, quindi non c'entrava il virus con la stanchezza attuale. Non è una sindrome post-COVID, poi la vedremo una sindrome post-COVID. Qua però quando vi dà il dato triptofano, vi sta dicendo una cosa importante, che c'è a livello della barriera intestinale, perché soprattutto lo vedete poi nella pagina successiva, vedete il triptofano indicato fra marcatori nutrizionali della barriera intestinale. Quando c'è una carenza di triptofano, ricordatevi da quello che ha detto stamattina il dottor Aloisi, che c'è una difficoltà dell'afflusso di sangue a livello del cervello di pancia.
Quindi questo può portare nel tempo a problematiche di tipo ipossico-cronico della barriera intestinale e questo può portare nel tempo a uno stato di acidosi, il quale può comportare, grazie alla contemporanea partecipazione di un terreno con metalli, e ricordatevi che i metalli incidono anche nell'ipossia, un terreno come tale, la formazione facile di muffe o spore come la candida, che approfittando di questo terreno ipossico, ancora di più proliferano con maggiore velocità. E quando proliferano, queste muffe producono micotossine che sono contemporaneamente pancreatico ed epatico tossiche, cioè creano sia un'epatotossicità, che viene rilevata anche, per esempio, fra i marcatori nutrizionali presenti nella barriera intestinale. Vedete che c'è selenio, sia per quanto riguarda anche una carenza di produzione di enzimi pancreatici. Quando stamattina parlava il dottor Aloisi della carenza di produzione di succo pancreatico, chiaramente in questa condizione si crea una sorta di inversione neurovegetativa della pancia. Infatti la signora soffriva anche di dilatazione addominale. Quindi, diciamo, abbiamo qui delle grosse indicazioni, quindi metalli, probabilmente c'è una candida, ok? Questa candida probabilmente intestinale, ma è probabilmente sistemica. Perché? Perché sistemica? Perché l'informazione che è stata presa, vedete, è stata presa come indicatore del sistema immunitario, ma non è stata presa nell'indicatore di sostegno intestinale. Vedete che non c'è indicato funghi. E quindi queste muffe spore che sono in circolo, che danno? Danno? Un danno importante, per esempio a livello neurotossico, e creano una maggiore, che so, stanchezza di tipo psichico, mentale. A livello dell'apparato digerente, dove vanno a inocularsi soprattutto in certi organi che sono il cardine del metabolismo, come il fegato, come il pancreas, e quindi creano alterazioni a livello di metabolismo di certe sostanze, così come anche dell'energia produttiva del fegato, di un fegato che sappiamo è proprio un nucleo di grande produzione energetica quando è sano, e quando invece è preda di micotossine, chiaramente può portare a un abbassamento, no, del livello di energia globale. Quindi, oltre che, diciamo, raccogliere questi dati che vengono fuori sia dal sistema immunitario che dalla barriera intestinale, anche altri dati successivi, per cui vedete a livello del microcircolo, no? Allora, pensate i polifenoli, ma soprattutto per esempio il coenzima Q10, importantissimo nella gestione per esempio dell'attività mitocondriale cellulare. La stessa carnosina, che è un importante metabolita che permette alla cellula di liberare velocemente le scorie acide che si accumulano nella cellula. La cellula nel citoplasma ha bisogno di essere in qualche maniera con un pH alcalino, perché il pH alcalino della cellula, confrontandosi col pH leggermente acido dell'interstizio, permette gli adeguati scambi di barriera, e invece in condizione di, diciamo, una inversione in questo caso, con uno stato di acidosi, e quindi la carnosina come indicatore, qui lo dovete, in una condizione in cui vi è stata segnalata una candida, metalli tossici, danno mitocondriale, dovete pensare che c'è uno stato di disidratazione cellulare, c'è uno stato di sofferenza del cytosol che va in acidosi, e questo comporta anche un abbassamento dello scambio di idrogenioni, e questo è molto importante per il discorso, per esempio, dell'attività mitocondriale, perché il mitocondrio ha bisogno di idrogeno. Se invece c'è uno stato acidosi, questo avviene con maggior difficoltà, questo tipo di scambio, perché c'è una maggiore disidratazione e c'è praticamente una condizione che porta a una, diciamo, uscita di acqua fuori dalla cellula. Peraltro si ha un'alterazione degli scambi tra cellula ed interstizio, e questo è importante perché certi ormoni, per esempio come l'ormone tiroideo, possono risentire di questa azione, per cui questi pazienti possono avere, per esempio, gli ormoni tiroidei perfetti, però sono pazienti che invece sono ipotiroidei. E quindi, se voi li andate a sostenere a livello, cioè in questo caso, questa signora ha
aveva proprio un'inversione neurovegetativa, quella di cui parlava oggi Lao, di cui ha parlato la scorsa volta il dottor Sclausero, cioè aveva proprio un'inversione della sua neurobioenergia, cioè dell'energia neuroendocrina, dell'energia neurovegetativa. Infatti, io poi nella cura ho tenuto presente questo. Però, diciamo, andando avanti nella lettura del testo, vedete. Poi ci sono anche qui le interferenze elettromagnetiche che voi dovete comunque segnalare al paziente, dovete farli trovare andando alla pagina adatta in cui viene riportata attraverso un clic lì dove si trovano questi tipi di interferenti. Poi chiaramente il quadro vitaminico e mineralico orientava verso problematiche col metabolismo degli zuccheri, ma questo succede spesso quando troverete, per esempio, una condizione di micosi, una condizione anche di candida, una condizione di acidosi e di stato infiammatorio cronico. Così come vedete, nell'ambito dei minerali, abbastanza in equilibrio, viene segnalato lo zolfo. E questo è importante perché siamo di fronte a un altro elemento che segnala che cosa? Il metallismo. Lo zolfo, insieme al selenio, insieme al ferro, insieme al calcio, insieme al manganese, è uno dei minerali insieme allo zinco sono i sei minerali cosiddetti catalitici, cioè sono dei minerali che favoriscono l'eliminazione catabolica delle metallotossine. Quindi questi minerali sono minerali che normalmente l'organismo utilizza in presenza di metalli tossici e quindi lo zolfo, immaginate, un minerale importante per la funzione di un organo come il fegato, ma anche per tanti tipi di funzione, ancora di più giustificava lo stato di metallismo cronico. Beh, avete fatto una bellissima lezione la scorsa volta con il professor Mario Mariani, che è un illustre medico, che è un profondo conoscitore del metallismo, lui fa chelazione endovena da più di 20 anni ed è veramente un esperto in questo settore. Anche qui io ho fatto chelazione, non endovena, perché purtroppo in Puglia non abbiamo chi la fa, però la chelazione di questa signora è riuscita. Lo stesso dicasi poi per questi altri quadri, imparate sempre a leggere in maniera armonica, anche qui non ci sono gravi carenze a livello di acidi grassi, anche se poi diciamo viene segnalato qualcosa. A livello di antiossidanti, beh, pensate al coenzima Q10, pensate al selenio, pensate ai polifenoli. E chiaramente stiamo parlando di tre strutture antiossidanti sistemiche. Beh, se pensate al selenio, il selenio è importante per l'energia epatica, il selenio è importante per l'energia nervosa, il selenio è importante per l'energia tiroidea, e così come il coenzima Q10. Allo stesso modo, anche in ambito di aminoacidi, l'indicazione che ci viene data sono quattro aminoacidi importanti e la lisina vi indica, vi ho detto che c'è in corso una virosi e quindi o c'è stata la virosi da Covid e quindi chiaramente anche qui avete questo dato, così come il triptofano e quindi immaginate una fosforica, cioè un'ectodermica che già ha un basso livello di serotonina. Beh, la serotonina avete visto dal dottor Aloisi, ma anche la scorsa volta, nella prima lezione con il professor Spattini, voi avete capito che la serotonina è un ormone che dà calma, dà equilibrio, dà buon umore. Infatti, i carboidrati favoriscono proprio la cessione di triptofano, l'ha fatto vedere stamattina il professor Aloisi. Ora, se pensate alla fosforica, che è già di per sé agitata, e ancora di più gli andate a togliere serotonina, chiaramente dovete pensare anche alla sede dove viene tolta la serotonina. Ebbene, se avete una candida intestinale, una situazione di metallismo che crea un terreno muffigeno, chiaramente la serotonina viene iperutilizzata a livello di barriera. E quindi considerate che la barriera intestinale, avete visto quando è stamattina un campo da tennis, ha detto il professor Aloisi, no? Praticamente produce tanta di quella serotonina che potremmo stare bene tutta la vita. Quando non ce la produce, stiamo male. Da un lato non arriva tanto ossigeno all'intestino e quindi diventi più stitica, per esempio. Dall'altro non c'è una buona regolazione neurovegetativa e quindi, che ne so, hai una cattiva produzione dei succhi gastro-bilio-pancreatici.
Dall'altro, la cattiva serotonina intestinale porta un abbassamento di reattività fra il cervello cranico e il cervello di pancia, perché la serotonina intestinale è un grosso mediatore della modulazione fra i due cervelli. E quindi un ruolo fondamentale. Ecco perché oggi abbiamo premesso in questa lezione che avremo parlato proprio di regolazione, quello che stiamo facendo durante la lezione, attraverso la lettura dei vari spicchi del bulbo. Poi l'ornitina è un altro aminoacido fondamentale nella creazione del GH. Quindi quando voi avete un soggetto fosforico di 37 anni a cui in relazione all'aminoacido carente potete pensare, come ha detto anche il professor Massimo Spattini a prima lezione, che una carenza di ornitina può essere molto orientante, uno squilibrio del GH. Beh, un GH carente significa fase anabolica di recupero notturno, la fase vagotonica che è già carente nel fosforico perché il fosforico è un simpatico tonico, il fosforo ectodermico è un simpatico tonico. Beh, immaginate questa signora che è una fosforica che ha una carenza anche di recupero notturno di energia perché c'è un metallismo che praticamente le ha acidificato la barriera intestinale e le ha portato a carenziare, a creare un terreno con muffe che a sua volta ha portato una carenza di serotonina che a sua volta ha portato un disassamento fra cervello di pancia e cervello cranico, che a sua volta ha portato una disregolazione ormonale, che a sua volta ha portato un disturbo del GH. Vedete com'è complessa la lettura. E però il GH è un ormone fondamentale. A 37 anni dovrebbe essere attivo. Il GH tende a impoverirsi dopo i 60 anni, ecco perché molte persone dopo i 55-60 anni possono dormire male. Il GH è uno di quegli ormoni che ci fa dormire bene. Perché? Perché è uno degli ormoni anticortisolico. Invece, in pazienti come questi, purtroppo, per reggere il livello di vita che hanno, quando sono senza energia iniziano a produrre cortisolo e svanno, soprattutto i fosforici, in switch cortisolemico. Cioè switchano il cortisolo. Cioè invece di produrlo alle 8, alle 3 di mattina, lo producono il primo pomeriggio e la prima serata. Quindi hanno un picco di cortisolo la sera che inibisce il GH e inibisce soprattutto la melatonina. Vedete, vi ritrovate. Lei vive vicino a Porto Cesareo. Dati recenti di 2 mesi fa hanno riportato che nel triennio 2019-2021 i tumori nella provincia di Lecce sono aumentati del 200%. È stata la provincia in Puglia con maggior aumento in incidenza di tumori. Purtroppo il Salento è una terra di fuochi in certi territori. Quindi trovare metalli tossici in una salentina che vive in un territorio bellissimo non è improbabile, anzi, ci deve far riflettere, no? Il grande Luigi Montano che sta facendo degli studi, no? Sui danni sugli spermatozoi nelle varie terre dei fuochi. Beh, deve tenere presente che il suo lavoro è molto intelligente perché è un lavoro preventivo che fa capire come, no? Possiamo aiutare moltissimo la vitalità cellulare. Fondamentalmente questa signora che testimoniava che in una donna perfetta, con gli esami perfetti, non c'era vitalità, era cambiato completamente il campo elettromagnetico. Se questo succede in un fosforico, perché in un fosforico i metalli tossici sono più dannosi? E stranamente, vedete, il bulbo ha messo fuori in un fosforico, in una fosforica, i metalli tossici, stranamente. O la candida, no, stranamente, che in verità la candida è molto più predisposta nei fosforici che non nei sulfurici. Perché i sulfurici, soprattutto i sanguigni in fase psorica, sono molto più attaccati, per esempio, dei parassiti. Lo diceva Hahnemann parlando di psora, che era collegata alla scabbia. Allora, considerate che il metallismo, perché nel fosforico? È perché il metallo, come viene eliminato? Viene eliminato di più attraverso i tessuti interstiziali. Quindi i tessuti interstiziali in queste costituzioni non sono tessuti preponderanti, assolutamente, perché l'ectoderma dà origine a pelle, sistema nervoso centrale e sistema nervoso periferico. Il mesoderma, quindi, che è più tipico di espressione del sulfurico,
da origine invece a connettivo, circolazione. Quindi nei soggetti di questa tipologia, che sono più chiari, più svedesi, dico io, più biondi, no? Infatti è così questa signora, no? Sono anche più belli o più belle, no? Esteticamente. E vi dico, nel momento in cui voi vedete questo tipo di problematica, capite che dovete correlare proprio anche al terreno questo tipo di disreattività. È come il bulbo vi stia orientando in maniera decisiva. Certamente ci sareste potuti arrivare, però come facevate a testare? Cioè oggi S-Drive è l'unico test che ci permette di fare una diagnosi. E questo è importante perché salva la vita. Salva veramente la vita delle persone, perché questa ragazza, questa giovane, per fortuna non aveva manifestato nessuna malattia, perché nel frattempo non era uscito un post virus, nel frattempo un Epstein-Barr si era messa a dormire, non voleva dare fastidio, oppure non c'era stata una, non c'era una, un trait genetico che predisponeva a questa patologia. C'era un nutrimento da parte della sua famiglia, di suo marito, della sua vita relazionale, della sua vita ambientale, come diceva ieri il grande Pagliaro. E chiaramente dovete pensare che tutti questi cofattori fanno parte di quella bilancia di elementi positivi che tampona gli elementi negativi, ma gli elementi negativi derivano dall'ambiente. E quindi si parte sempre da lì. Una vera medicina sistemica non può essere una medicina che deve prevedere l'assenza di conoscenza del rapporto fra uomo e ambiente. Cioè il binomio uomo-ambiente è indissolubile e deve essere considerato sempre, in ogni caso, perché è assolutamente importante, perché è dove ci ammaliamo importante. E capire perché è oggi i metalli tossici, come dice il dottor Del Buono, sono il 55% degli impattanti ambientali come inquinanti nelle società industriali. E in certi territori sfiorano anche il 70-75%, se pensate al 90% nella zona, per esempio, di Taranto. Beh, considerate che questa signora non è che fosse molto lontano da Taranto, parliamo di 70-80 km. Quindi, cioè, è chiaro che noi che tipo di medicina vogliamo privilegiare? S-Drive ci costringe a prenderci cura della persona che abbiamo di fronte e a fare questo tipo di ragionamento, che poi si conclude con la pagina finale, ma d'altronde se noi pensiamo che PNI, psico, neuro, endocrino, immunità, tutto parte probabilmente dalla mente, dalla psia. Vi ho fatto vedere ieri, Claudio, il dottor Pagliaro, ha fatto vedere ieri proprio l'importanza della mente, delle emozioni, del carico emozionale, nella gestione della malattia, no? Sistema nervoso visto sia attraverso il neuro vegetativo sia attraverso il neuro endocrino e poi sistema ormonale che anche qui incide perché abbiamo una tiroide scarica e se in un fosforico la tiroide scarica, il fosforico è un ipertiroideo. Non è un ipersurrenalico, il sulfurico è un ipersurrenalico. Ecco perché tenete sempre presente la mia lezione sulle costituzioni. Tanto se avete una chiarezza e ve la dà la paziente, perché la paziente una volta che la vedete ha certe caratteristiche, vi orientate. Considerate che qua, vedete, virus, muffe e spore, siamo di fronte chiaramente ha un'attivazione immunitaria TH1 correlata. Quella TH2 è solo collegata a parassiti. TH1 correlata è collegata sia a virus che a muffe. Quindi c'è un'infiammazione cronica che deve essere chiaramente annullata e quindi bisogna intervenire e gli interventi sono a livello integrazionale, ma soprattutto anche a livello nutrizionale. Quindi in questo caso va fatta una dieta antimicotica, quindi una dieta a basso tenore di glutine, una dieta a basso tenore dei quattro veleni bianchi, cioè farine, latte e derivati, no? Poi anche zuccheri. Avete visto che c'è un'alterazione del metabolismo dei zuccheri, ma non perché la signora ingrassa, perché gli zuccheri fanno male alla candida.
Quindi, diciamo, lavorando su un sistema di riequilibrio neuroendocrino, neurovegetativo, cioè dando energia al sistema, alla centralina, no? E dando e pulendo, quindi da un lato si può lavorare grazie al bulbo su quelli che sono i fattori di rinforzo. E il bulbo dice: guarda, devi lavorare sulla tiroide, ti ripresenta che è una persona che dovrebbe essere in equilibrio simpatico-tonico, invece ora è in acidosi, quindi lavora anche su questi aspetti. Dall'altro dice: guarda, che a questa gli devi togliere un po' i metalli, gli devi togliere un po' la candida, la devi un po' ossigenare, devi andare sul mitocondrio. È quello che ho fatto. Carissimo dottore, per anni ho cercato in tutti i modi e con vari e vari tentativi di capire e risolvere il problema della grave stanchezza psicofisica. In alcuni periodi era talmente tanto debilitante da non avere neanche l'energia per alzarmi dal letto. Avevo bisogno di dormire per ore e ore, nonostante tutto il recupero era lento e mai al 100%. Dopo il test del bulbo ho finalmente avuto le idee chiare riguardo alle cause che mi provocavano tale problema. Finalmente il quadro è stato più chiaro, ho smesso di brancolare nel buio e dopo aver seguito la terapia che mi ha prescritto ho avuto un recupero energetico incredibile. Anche amici e familiari se ne sono accorti. La ringrazio davvero di tutto. Sono certa che sarà di aiuto a moltissime altre persone. Grazie ancora. Questa naturopata da questo bulbo è seguito a luglio, da settembre ha attivato una sua attività naturopatica presso un centro nel suo paese. E so che sta lavorando molto e quindi gli auguro le migliori fortune. Però questo è un esempio di come, intervenendo in maniera mirata su pochi fattori, non facendo spendere tanti soldi, questo è importante. Nell'epoca moderna, già uno che si deve curare con le cure naturali deve spendere soldi. Se gli facciamo spendere tanti soldi dagli esami, è il problema che la persona se ne va in crisi. Poi fare troppi esami, vi garantisco, vi disorienta. Perché troppi esami diventa una sorta di, diciamo, laboratorio. Invece bisogna avere proprio, io parlavo prima dell'S-Drive come starter, cioè deve essere proprio l'inizio di tutto, cioè fai il bulbo. Una volta che hai fatto il bulbo, orienti. Se poi vi serve fare degli esami, fateli. Ma credetemi, cioè al 99% non vi servirà a fare altri esami. Allora, vi bypasso questo caso che lo sto per concludere e così poi la prossima volta vi porto anche l'esame, così non perdiamo tempo, perché è un altro caso di una riattivazione. Questo è un calciatore e possiamo, e qua vi faccio capire come è stato importante per questo atleta. I bulbi gli hanno cambiato la vita. Questa era la sua barriera intestinale appena iniziato 3 anni fa. Ora lui ha il suo migliore contratto della sua vita e diciamo che è migliorato moltissimo. E però questo ve lo scorro velocemente perché vi voglio far vedere altri casi. Queste sono le sue BIA fatte nei diversi momenti in cui l'abbiamo seguito in varie fasi, chiaramente. Ecco, vi faccio vedere invece dei casi più attuali che vi potreste trovare in questo periodo, va bene? Quello è il caso di un atleta, al limite, qualche volta che facciamo qualche serata sullo sport, lo possiamo anche introdurre, però per farvi capire come il bulbo può essere utile ai malati gravi, o ai malati senza speranza, a quelli che non hanno diagnosi, a quelli che hanno fatto il giro delle parrocchie, a quelli che sono stati visitati da 3.000 medici, ma non hanno una diagnosi, e può essere utile anche a una persona in perfetto benessere che pensa di essere in perfetto benessere, ma non raggiungerai mai l'equilibrio, perché fondamentalmente c'è sempre il rapporto tra ciò che produci e ciò che il corpo ti permette di recuperare. Perché se tu hai un'iperproduzione energetica, il corpo ti permette di recuperare il 70-80%, sì, sfrutterai la tua gioventù, sfrutterai la tua genetica, ma a un certo punto avrai dei cali che nel caso degli sportivi, in particolar modo di calciatori, si rilevano con gravi infortuni, alterazioni del loro comportamento, possono avere problematiche anche emotive e poi hanno soprattutto alti e bassi professionali, che questo chiaramente induce molte volte anche a
a cambiamenti nel destino delle loro carriere. Per esempio, questo giovane che ha fatto questo era un giovane che stava nella squadra della mia città, che è una città dove la società è povera a livello di, diciamo, di stipendi. Dopo 3 anni che mi ha seguito, immaginate che il 2 luglio mi ha invitato anche al suo matrimonio, ero l'unico presente al suo matrimonio, insieme a tanti calciatori che in questi 7 anni che siamo stati insieme non c'era nessuno della società. Beh, considerate che il calciatore suddetto ieri ha giocato a Cesena, gioca nel Cesena, è titolare nel Cesena, che sta combattendo per andare in Serie B. Ieri c'erano 14.000 spettatori a Cesena. Immaginate, lo stipendio che prende è 7 volte superiore a quello che prendeva a Monopoli l'anno scorso. Per farvi capire come attraverso un bulbo abbiamo orientato un destino. Perché ditemi voi, come facevo io a scoprire che l'intestino di questo calciatore stava in squilibrio? Veniamo a questo caso. È un'infermiera. Mi chiama mia sorella che lavora in sala operatoria. Era esattamente il 13 agosto. Quindi questo è un caso recente. Il 13 agosto mi chiama mia sorella e nel chiamarmi mi dice: Bartolo, ascolta, vorrei mandarti una mia amica che lavora qui con me, che ha fatto le 3 dosi di vaccino, poi a maggio ha fatto, chiaramente un'infermiera che lavora in sala operatoria, quindi ha fatto un banale Covid, il Covid di allora, un Omicron era 5, 6, non mi ricordo che tipo. Quindi ha fatto un banale Covid, però dopo questo banale Covid c'ha una sindrome post-Covid spaventosa. L'altro giorno l'abbiamo raccolta da terra perché ha avuto una crisi vertiginosa e tanto che ora sta in malattia e mi ha chiesto come aiutarla, perché si ricordava che tu mi avevi dato delle bustine per aiutarmi quando io ho avuto quella cervicalgia violenta. Allora ho detto io, mandamela, e io l'ho visitata esattamente, me lo ricordo, che ero nel giardino di casa mia, che c'erano 40 gradi, e la signora è venuta, perché il mio studio era chiuso, è venuta a casa verso le 7 di sera, abbiamo fatto il test del bulbo. Il test del bulbo ci ha messo in evidenza questa parte qua. Praticamente non c'era molto nella storia della signora, nessuna malattia, solamente una predisposizione familiare diabetica, ma lei non aveva, lei aveva semplicemente notato che gli ultimi 2 mesi, da quando da giugno ad agosto, aveva preso 3-4 kg e non si spiegava il perché. Quindi vedete, la predisposizione diabetica viene giustificata, vedete, metabolismo dei zuccheri, sistema ormonale ci sta dicendo che c'è qualcosa negli ormoni, poi capiamo se sono ormoni o se sono neuroormoni. Poi emozioni, beh, detto niente, voglio dire, un quadro emozionale, cioè lei comunque, cioè, voglio dire, viveva un momento difficile perché chiaramente immaginate una che lavora in ospedale, in sala operatoria, che barcolla mentre sta praticando, iniettando sostanze, cioè no, fare infermieri di sala operatoria, soprattutto in un centro come Monopoli, che è un centro chirurgico d'urgenza, non è facile, quindi il livello di stress è elevato. E poi sonno, e infatti lei aveva notato che già loro come infermieri hanno un'alterazione della ghiandola pineale legata a un burnout lavorativo, perché fanno spesso turni notturni anche molto attivi. Però in questo caso viene proprio segnalato. Allora, come indicatori, al di là di quegli alimenti che sono segnalati come interferenti energetici, che chiaramente io dico sempre poi di leggere nelle fasi successive, perché il test viene, sapete bene, consegnato anche al cliente. In poche parole, vado a vedere soprattutto le priorità, e come priorità, vedete, al primo posto viene aminoacidi. E quando viene aminoacidi mi incuriosisce. Allora vedo fenilalanina, taurina, glutammina e carnitina. E cavolo, dico io. Quindi quando trovate la fenilalanina, stamattina ne ha parlato molto bene il dottor Aloisi, dovete pensare a una problematica del metabolismo di tipo adrenergico, della parte midollare del surrene. Cioè praticamente il sistema surrenalico è un po' sfiancato, produce male che cosa? Ebbene,
Considerate, stamattina ne ha parlato proprio molto bene, sembra quasi che ci siamo messi d'accordo io e il dottor Aloisi, ma vi garantisco che non ci sentiamo da alcuni mesi, per cui assolutamente no. Però vi dico, poi il ragionamento che ho fatto vedendo che al primo posto veniva la fenilalanina è, diciamo, aiuta a produrre soprattutto questi neurotrasmettitori, l'adrenalina, noradrenalina e la dopamina. Beh, la dopamina, ricordatevi che uno dei sintomi che ha il parkinsoniano è proprio l'instabilità. Quindi questo vi sta dicendo che nella sindrome post-Covid c'era una componente ormonale, neuroormonale, no? Neuroendocrina, importante, importante, dove c'entrava anche l'asse intestinale, infatti la signora era un po' stitica, vedete, glutammina, dove c'entrava anche il metabolismo cerebrale, vedete, carnitina e taurina, che sono due importanti metaboliti, come ha detto il grande Massimo Spattini, quando ha parlato degli aminoacidi, singolarmente, delle cellule nervose, no? E, beh, pensate che già solo da questa pagina immaginate quante indicazioni avete. Poi andiamo a vedere le altre parti, quindi alimenti, vitamine, squilibri elettromagnetici, campi elettromagnetici, acidi grassi, fra cui l'oleico e il DHA, anche questi due acidi grassi nervosi. Quindi quello che ho capito io di questa signora è che il suo squilibrio era uno squilibrio a partenza soprattutto dai sistemi nervosi, che chiaramente si era esplicato attraverso il sistema neuroendocrino, ma le aveva tolto energia. E beh, la signora era una sulfur magra, quindi aveva anche una componente fosforica, quindi aveva una componente mentale, no? Anzi, era più fosforica, sì, sulfur magra, diciamo, è mista, il sulfur magro ha la componente sulfurica e la componente fosforica, quindi diciamo molto mentale. Però questa signora aveva questi sintomi importanti, non erano sintomi da poco. E però andiamo a vedere poi il quadro. Beh, lei considerate che era stata già vista dal neurologo, era stata vista dall'immunologo, beh, lavorando in ospedale, ce l'ha a due passi, era stata vista dall'internista, era stata vista dall'otorino, non le avevano trovato niente, le avevano dato, sai, un po' di cortisone, qualche integratore, però alla fine, vedete, quadro 94 la pagina del sistema immunitario, di cui 28 era praticamente la parte più elevata collegata ai marcatori antiossidanti. Poi c'erano le vitamine carenti, soprattutto la vitamina B6, la vitamina C e la vitamina E, e quindi chiaramente anche questa parte è molto importante da valorizzare perché fondamentalmente le vitamine qua prendono valore, soprattutto parliamo di vitamina C, e quindi che viene riportata anche nei sistemi antiossidanti. Beh, la vitamina C, avete visto ieri, che è tra i più potenti antiossidanti, ma è soprattutto un vaso protettore, un endotelio protettore. Non è di poco conto. Ricordatevi il Covid, come dà il danno trombotico, come dà il danno microtrombotico, come dà il danno coagulativo. Io che l'ho avuto il Covid lo so, quindi non. Per cui vi dico, da quel punto di vista, diciamo, questo test, poi è andato a vedere anche giù il latte di mucca, poi muffe spore, qualche altra indicazione, soprattutto la glutammina, quindi barriera intestinale, che viene confermata poi nella pagina susseguente, dove nell'intestino vengono ritrovati batteri, va bene? E quindi vengono ritrovati i batteri insieme chiaramente con un valore che però non dà una grande priorità, no? Ricordatevi che la proteina che delle vitamine, per esempio la B6, è una grossa vitamina che dà un aumento del tono dell'umore, la B6 dà molto al metabolismo energetico nervoso, quindi lavora molto, diciamo, poi anche sul metabolismo anche dell'omocisteina, la B6. E nonostante tutto, è anche una vitamina
entra nel metabolismo glucidico e proteico. Però la B6, come ha spiegato anche il dottor Spattini, e quindi la vitamina E è una vitamina ormonale, è una vitamina antiossidante, una vitamina come la C antiossidante. Quindi diciamo, abbiamo capito che in questo soggetto c'è un forte stress ossidativo, c'è comunque una componente di alterazione dell'equilibrio del cervello cranico, che avete visto ci ha segnalato anche sonno, quindi non c'è un'adeguata regolazione e non c'è una forte sofferenza del cervello di pancia, ma c'è invece una forte componente di stress ossidativo. Io ho ragionato in questi termini, cioè questa persona quando ha avuto il Covid in maniera banale è come se abbia slatentizzato un suo deficit, va bene? Poi a livello di vitamine, minerali, vedete anche qui l'apparato circolatorio, non c'è molto di più, così anche negli indicatori di interferenza di frequenza, qui vi riprende le vitamine di qui sopra, qua vi parla invece degli acidi grassi, anche qui vedete il DHA, quando trovate il DHA pensate a una sofferenza del sistema nervoso e soprattutto del sistema nervoso vascolare. Cioè del sistema nervoso che praticamente innerva i vasi e soprattutto in questo caso dobbiamo pensare ai vasi cerebrali, va bene? In ambito di antiossidanti parliamo di una signora che non aveva grandi problemi, ok? Dove però mi è stato, diciamo, consegnato un'indicazione importante, metabolismo degli zuccheri. Quindi metabolismo degli zuccheri, vedete che è segnalato a pagina 3. E quindi ho chiesto, signora, ma lei è predisposta? Sì, mio padre ha avuto il diabete ed è morto per cause conseguenza al diabete, il nonno ha avuto il diabete, in famiglia ci sono tanti e io ho un leggero rialzo dell'emoglobina glicata. Parliamo di una donna di 51 anni e quindi ci sta con la crisi ormonale, la donna può slatentizzare, va bene? Abbiamo visto gli aminoacidi come in qualche maniera testimonino ancora di più questa grande pregnanza del tessuto nervoso, quindi è come se questo Covid li abbia infiammato i neurovasi del cervello, gli abbia creato un danneggiamento in area di produzione di certe sostanze o di recupero di certe sostanze, per cui la signora ha avuto una sorta di destabilizzazione, che poi si è manifestata attraverso diversi sintomi che aveva, eh. Non aveva pochissimi sintomi. E qua vedete batteri, muffe, spore. Beh, la signora non aveva mai sofferto di niente. Una donna in perfetta salute con una condizione del genere. E quindi se ti segnala che ci sono non virus o post-virus, anche se vedete la fetta del post-virus, ma batteri e muffe, che cosa significa? Significa che questa condizione ha attivato memorie batteriche e muffigene che sono comunque attivatrici di una risposta immunitaria correlata a tutto il sistema immunitario linfoide. E quindi chiaramente questa situazione ha creato una immunoflogosi che ha comportato un aumento del tentativo di difendersi del corpo, un aumento del consumo di antiossidanti, che sono entrati in protezione delle cellule danneggiate, delle cellule endoteliali, delle cellule nervose. E questo chiaramente ha condizionato e condizionava lo stato di salute della signora, che è stata curata da me con una dieta chetogenica per 20 giorni, poi ho introdotto dopo 20 giorni una dieta a pendolo, che ora la signora ancora fa dopo 3 mesi e io ho fatto il bulbo proprio la scorsa settimana, mi sa che l'ho messo qui in ora vediamo sarà il successivo e praticamente in ambito di risultato la signora ha avuto un grande risultato. Io ho lavorato con la dieta chetogenica, vi dicevo, ho lavorato molto con lo stress ossidativo, infatti l'ultima volta che ci siamo visti la signora alla signora gli ho rinnovato il Bioenergen, gli ho rinnovato il Same, gli ho rinnovato il Cell Food e basta. Non, credetemi, non gli ho dato più niente.
non le ha dato più niente. Questo è il suo test dell'ultima volta. Questo è il test. Allora, da agosto abbiamo ripetuto il test a fine novembre, più o meno il 26, la scorsa settimana. Il 25, sì, prima di partire a Palermo, sì, sarà stato 24-25. Quindi una settimana fa, 10 giorni fa, esattamente dopo 3 mesi. Guardate che è venuto al primo posto, metabolismo degli zuccheri. L'ha confermato. Poi, sistema ormonale, quindi ho mantenuto la dieta. Infatti la signora ha perso 10 kg. Sta benissimo. Ma sta benissimo, cioè vuol dire, non ha più sintomi. Sistema ormonale. Vabbè, muscolo scheletrico, equilibrio microintestinale, ci sta dicendo poco, ci sta dicendo che nell'intestino, però vi faccio vedere una cosa importante, lasciate stare questi particolari, guardate come si è ripulito, guardate, cioè vi ricordate che stress ossidativo stava a 30, è sceso a 19, il valore era 94 ed è sceso a 43, non ci sono più funghi, non c'è più segnalato latte, quello che diceva stamattina Lao. Cioè, se voi fate poi un'adeguata vicariazione degli alimenti, il corpo, come diceva anche ieri Claudio, no? Claudio Pagliara, ha i sistemi, la bilancia, da un lato ciò che difende, dall'altro ciò che attacca, cioè ciò che nutre e ciò che disnutre. Quindi, vedete, si è ripulito, anche l'equilibrio intestinale più o meno è rimasto simile. C'è la segnalazione di batteri. Ora, per esempio, li sto lavorando su questi batteri, visto che sono ricomparsi per la seconda volta. Ma il quadro globalmente è migliorato. Non... Cioè, vedete anche le interferenze. Vedete quando migliora la capacità antiossidante? Sono scomparse le interferenze. Cioè, considerate che è una signora che lavora in sala operatoria, cioè quindi radiazioni, robe varie. E poi tutto. Poi, indicatori di vitamine. Vi ricordate come erano le vitamine la scorsa volta, nello scorso test? Cioè, le vitamine erano disastrose, ma invece è uscito fuori la parte sua più radicata, l'aspetto ormonale, ci sta dicendo, guarda che la signora può essere aiutata di più se andiamo a lavorare sul suo surrene, indicando il sodio, sulla sua tiroide, sul metabolismo degli zuccheri, visto che ha boro, iperparatiroidismo, cioè mi dice orientativamente che la signora in questa fase... Cioè, sta facendo la dieta, sì, se la vuoi ancora sostenere, la puoi aiutare mantenendogli un livello elevato del suo sistema che è, fra virgolette, un po' indebolito in questo caso, cioè il sistema simpatico, che è chiaramente correlato in questo caso a 51 anni a una signora che lavora come infermiera da 30 anni, a una signora che ha avuto la menopausa e ci sta. Non è che io devo andare a renderla perfetta, però se voglio lavorare... Qui io ho continuato a dargli self-food, non è che prende tantissimi prodotti e gli ho inserito sì un po' di bioenergy, sì, perché lei tendeva un po' alla stitichezza. In ambito degli antiossidanti, qui vabbè, continua, vedete perché ho continuato il coenzima Q10, le ho consigliate eventualmente, ma già lei lo prende, si fa, visto che lavora in sala operatoria, dice che si fa ormai da quando ha avuto il Covid, si fa 2 grammi di vitamina C una volta a settimana. Vabbè, non basta, però meglio di niente. Se lo fa in dovena, se lo fa fare perché in sala operatoria, nei reparti di rianimazione, hanno imparato a usare durante il Covid, almeno a Monopoli, ci sono stati dei medici intelligenti che hanno usato la vitamina C. E quindi poi vedete a livello anche di metaboliti, era un po' cambiata la cosa, però stiamo parlando sempre di un sistema dinamico. Considerate che stava facendo una dieta un po' sbilanciata a carenza carboidratica, quindi un pochettino certi meccanismi, tipo diciamo anche il meccanismo collegato all'acido glutammico che forma la glutammina, che poi dà origine a un mediatore, che è un mediatore eccitativo. Diciamo che alla fine anche questi quadri qua li dovete sempre valorizzare in ambito di una valutazione dinamica. Vedete, vengono fuori delle radiazioni, ma si capisce, cioè voglio dire, stiamo parlando di una signora che lavora a contatto, cioè ora è normale, che gli segnala radiazioni, non prima che aveva un'attivazione così importante del sistema immunitario. È normale che gli segnala radiazioni, sta in una sala operatoria e poi vedete. A livello degli indicatori di resistenza, questa parte qua. Batteri,
batteri significa che comunque c'è una batteriosi. Voi volete andare a fare un'analisi del microbiota? Beh, fate l'analisi del microbiota, gli fate spendere 200 euro come preferite, voglio dire, non c'è problema. Oggi ho visto che il professor Aloisi ha indicato degli esami specifici per il microbiota. Fate quello che vi sentite di fare, voglio dire, ognuno di voi ha una sua coscienza di medico. Io in questo caso gli ho dato un rimedio per i batteri, un rimedio sempre delle linee omeopatiche, per cui voglio dire, gliel'ho testato con un Roemartina veloce, quindi voglio dire, gliel'ho dato, vediamo fra 3 mesi se questi batteri risulteranno. Una cosa è certa, io chiaramente essendo un caso un po' delicato, perché questa signora aveva una sintomatologia importante, voglio dire, considerate che le cure di reintegrazione alcune volte danno dei peggioramenti, beh, considerate che se aveva una crisi vertiginosa, barcollava e cadeva per terra, una sala operatoria finisce addosso al paziente, voglio dire, non è che sia il massimo. Cioè, gli dissi, dopo 20 giorni, signora, fatti sentire. E lei non ha mancato di farsi sentire. Questo è il primo messaggio, non è il messaggio del controllo che abbiamo fatto dopo 3 mesi, ma è il primo messaggio dopo 20 giorni. Buongiorno, dottor Allegrini, la volevo aggiornare sulla mia situazione. Ho fatto il test del bulbo circa 3 settimane fa, si ricorda? Mi aveva riscontrato alterazioni sui sistemi cardiovascolari, immunitario, sonno, ormoni. Insomma, avevo quella sindrome long COVID con sintomi quali vertigini, sensazioni di annebbiamento, pressione alta, eccetera, eccetera. E per me, che sono infermiera, lavorare a queste condizioni stava diventando complicato. E niente, dopo 3 settimane di cura, io sono rinata, sto bene, non credevo si potessero raggiungere risultati così importanti. Vabbè, sicuramente il fatto che lavora con mia sorella ha esaltato un po' il messaggio, però. Ero come spenta, ora è come se il mio organismo si stia resettando, stia riprendendo energie. Comunque questo esame ha detto cose su di me davvero azzeccate. Ne sono fortemente entusiasta. Ora attendo una sua conferma per la data del controllo. Grazie, abbiamo fatto i controlli, poi ho rifatto il test, è il test che avete visto, però anche questo caso, vedete, è un long COVID, e quindi una sindrome post-COVID, che ha una sua lettura. Poi ci sono altri post-COVID che hanno una loro lettura, cioè va personalizzata. Non è che possiamo dire che tutti i long COVID sono uguali. A uno prende, che ne so, il sistema immunitario, all'altro, come in questo caso, la signora prende i neuroormoni e ha detto niente, vi prende la dopamina, cioè non produce più dopamina, non produce più adrenalina, non adrenalina a livello cerebrale. Avete visto stamattina la dottora Loisi come sono importanti queste sostanze nelle nostre regolazioni. Quindi è importante avere un'indicazione di S-Drive. E da dove la prendete? Dove andate ad addossare la dopamina? Sì, dovete fare i cataboliti urinari che sono per trovare il laboratorio. Sì, potete trovarlo, non ci sono problemi. Cioè, quello che ha detto stamattina il professor Aloisi è la medicina. Noi qua stiamo facendo un passo avanti. Noi stiamo utilizzando informazioni della biofisica, non della biochimica, va bene, per riuscire a far sì che bypassiamo diverse fasi diagnostiche per poter andare avanti a curare le persone che ci chiedono aiuto, senza stare lì ad aspettare, perché purtroppo anche questo è importante, perché una volta che ti arrivi il risultato, devi comunque sempre fare un'interpretazione. Cioè non è che cambia l'interpretazione se arrivi il risultato. Vediamo. Quest'altro caso clinico, certamente non li riuscirò, io ho visto un po' l'orario, scusatemi, ma non penso di riuscire a farli tutti, però voglio dire, facciamo qualche altro e vediamo. Questo è un caso straordinario. Allora, un amico in vacanza con me scopre che io faccio questo test. E una sera andiamo a cena e si aggiunge in questa cena una famiglia con questo signore che è qui segnalato, quest'uomo di 46 anni, un sulfurico, alto 1,80 m, muscoloso, sembra Big Jim, con iride scura, con un'alopecia universale, che è proprio scherzando, sai, durante la chiacchierata fra amici che stanno seduti a mangiarsi una pizza, questo mio amico dice: vabbè, tu non riesci a fare il test che fa Bartolo. E dico io: no, perché non lo riesci a fare? Ho visto che c'ha qualche bulbetto. Beh, lui esattamente l'11 settembre si sottopone al mio test.
Un uomo che ha una storia particolare. All'età di 28 anni, in apparente buono stato di salute, ha questa alopecia improvvisa che gli fa perdere, considerate che era un cappellone, gli fa perdere completamente i capelli e i peli di tutte le parti del corpo, rimane qualcosa, ma proprio qualcosina a livello pubblico, e praticamente dopo 2 anni manifesta una tiroidite grave di Hashimoto con un'iniziale tiriotossicosi, poi a 38 anni sviluppa un'ipertensione arteriosa, sta sbagliato, ipertensione e artensione arteriosa, e a 44 anni inizia a avere disturbi del metabolismo glicidico nonostante non sia predisposto. È chiaro che stiamo parlando di un sulfurico e si capisce perché a 38 anni può sviluppare un danno vascolare con un diabete, un danno metabolico, che è proprio tipico del sulfurico. A 28 anni lui ha avuto un grave stress, cioè l'alopecia è stata successiva a veramente un grosso stress che lo ha destabilizzato. È un uomo comunque laureato, è un imprenditore, è un uomo realizzato, quindi non ha grossi problemi psicologici, però a 28 anni nella sua vita è successo qualcosa che lo ha destabilizzato. Quindi una sorta di energia negativa che è entrata e che il suo corpo ha metabolizzato in quella maniera. Ieri ha fatto vedere il dottor Claudio Pagliara che praticamente che cosa succede quando interviene nel corpo un'emozione negativa. Gli organi sono contenitori delle nostre emozioni. E comunque il motivo per cui mi chiede aiuto non è l'alopecia, è una stanchezza cronica che ormai lui nota negli ultimi 6-7 mesi, perché lui è un palestrato. Uno che va in palestra 3-4 volte a settimana, però ha notato anche che aumenta di peso negli ultimi anni, è aumentato di 6 kg, è un sovrappeso che sopporta, sì, perché è strutturato, però non l'accetta perché lui comunque si alimenta correttamente, come tanti pazienti, quindi è chiaro che fa parte di una sindrome metabolica, visto che stava manifestando anche il diabete, e quindi capiamo noi che è collegato a una sorta di iperinsulinismo. Ora, il test del bulbo ci dà delle indicazioni. Vedete, al primo posto ci mette emozioni, al secondo posto apparato intestinale, al terzo posto detossificazione, al quarto posto sintesi proteica. Cavolo, quando vi mette al primo posto emozioni, d'altronde voglio dire, questo vi richiama che il trauma emotivo che il Signore ha avuto tanti anni fa, ancora non è stato rimosso. Quindi per chi di voi poi pratica tecniche energetiche, comunque è affiliato a centri di benessere dove si fanno anche tecniche di integrazione energetica, beh, un paziente del genere va reintegrato nel suo modello anche di tipo, diciamo, bioenergetico globale. Certamente la cosa interessante è chiaro che è un caso che vi ho portato oggi, che parlava il professor Aloisi, è il fatto che si è segnalato intestinale, ma lui nella sua vita non aveva mai avuto un intestino alterato. Cioè non c'era storia di gastroenterite, non c'era storia di stipsi, non c'era storia di diarrea. Lui era un buon mangiatore, come tutti i sulfurici anche, anzi, un iper mangiatore. Il sulfurico mangia di tutto. Quando vi farò la mia ultima lezione di questa scuola sulle diete collegate alle costituzioni, vi farò capire perché, rispetto a quello che ha spiegato stamattina anche Lao sulla regolazione neurovegetativa, considerate che il sulfurico, che è un buon simpatico, un buon parasimpatico, produce buon succo e produce buoni muchi. Quindi non solo digerisce, ma ripara e quindi ha buone secrezioni. E quindi immaginate, a tavola è uno che si dà da fare, eh. Peraltro è uno che brucia molto, perché ha tutti gli ormoni settati. Considerate che poi segnala sistema di detossificazione. Beh, intestinale, non vi dice intestinale dove? Barriera, leaky gut, GALT, sistema immunitario, e poi andiamo a vedere, va bene? Però vi arriva un'informazione anche importante dalla detossificazione. Vi dice, guardate che questo giovanotto 46enne ha un sistema di detossificazione che è un po' spento.
Ok? E sta sintetizzando proteine, vedete, sintesi proteica. Sta sintetizzando proteine, sintesi proteica non significa solo che non produce, ma può essere anche che produce o che ha alterato la sintesi proteica. Può darsi che sta producendo proteine anomale. Intanto vi mette fra gli indicatori che sono segnati giù, come prima traccia, vi mette le interferenze elettromagnetiche. Ma lui non è un uomo da computer. Sì, li utilizza, ma no. Ma quando vi mette questo, il test vi sta segnalando una cosa importante. Il test vi sta segnalando che queste frequenze elettromagnetiche, quel sistema non le accetta. Quel sistema, come in quel momento, non le accetta. Non sono le frequenze elettromagnetiche troppe, è il sistema che non le accoglie positivamente, perché è il sistema che è sbilanciato, è danneggiato a livello di membrane, è danneggiato a livello degli organuli citoplasmatici. C'è un danno mitocondriale molto probabilmente. E in più vi dà delle informazioni importanti, virus, post-virus e funghi. Io gli chiedo chiaramente, non c'entra chiaramente con tutto il resto, considerate che tutto è nato a 28 anni, il Covid è degli ultimi 2 anni, se lui abbia avuto un Covid. No, si è vaccinato ma non ha avuto il Covid. E allo stesso tempo poi vengono fuori minerali, antiossidanti, da valutare alimenti, stiamo andando a pagina 28 e 29. E poi additivi. Ricordatevi che la prima terapia che io faccio ai miei pazienti è una terapia dietetica. Cioè, questo test ci aiuta a usare la prima medicina che esiste, cioè il cibo in maniera intelligente, orientata e sana, e anche dinamica, direi omeodinamica, e anche usando le regole di cui ha parlato oggi il professor Aloisi. Allora, avete in mano uno strumento eccezionale perché vi può dare diverse indicazioni. Poi non entrate, diciamo, in un grande, come devo dire, tipo alla standa, oppure ormai esistono, sai, quei capannoni con tanti abiti che sembrano uno uguale agli altri. Voi state entrando in una fine sartoria e dovete praticamente costruire per il vostro paziente una dieta a misura. E certo. E beh, ditemi, quanti altri test vi permettono di fare questo? Ho sentito stamattina parlare dal professor Aloisi anche dei test sulle IgG tipo 4 per le immunoincompetenze alimentari, non le intolleranze, non le allergie, che quelle sono IgG mediate. E beh, vabbè, voi immaginate che costano 150, 180, 200 euro e vi danno una serie di alimenti verso cui sei più e meno. Certo, può essere utile in certi casi, ma qua avete già tanti orientamenti. Perché avete tanti orientamenti? Perché intanto il test vi suggerisce, qua è venuto un po' invertito, dovete vedere la pagina 5 quella che sta a destra, la pagina 7 quella che sta a sinistra, di solito è il contrario. Vabbè. Comunque non cambia molto. Che cosa succede qua? Vedete? Ha un valore di 91. In questo valore di 91, il valore più alto segnalato è il valore di 20, funghi e virus. Vedete? Quindi già ci ha detto delle cose. Poi ci dice che c'è una componente antiossidante attivata, segnalato zinco, e beh, che poi vedete anche come marcato di minerali viene segnalato insieme al manganese, e quindi siamo con due minerali che sono molto importanti per il mitocondrio, e quindi qua sicuramente c'è una mitocondriopatia, sicuramente c'è una componente di stress ossidativo, sicuramente c'è una flocos a livello intestinale perché ci dà un valore di 12, c'è un'interferenza dei campi elettromagnetici, quindi c'è una problematica di membrana, e poi andiamo a vedere anche che c'è una problematica col glutine. E poi a livello di barriera intestinale ci sono funghi e virus insieme a radiazione ed elettrosensibilità. Con segnalato peraltro il sulforafano, quando vedete sulla sinistra fra i marcatori nutrizionali anche quello. Quindi ci sta dicendo più o meno, siccome prima ci ha detto sistema di detossificazione, che siamo di fronte probabilmente a un fegato che praticamente non sta probabilmente funzionando bene a livello di capacità antiossidante. E
praticamente viene fuori anche le problematiche col glutine. Beh, il giovanotto, 46enne, mangia glutine a go-go. Quindi andargli a dire che il glutine lo deve ridurre non è che sia stato facile. Non gravi problemi microcircolatori, però una cosa importante che vi voglio segnalare. La citrullina. Vedete qua? E quando c'è questa, l'ossido nitrico, insomma, un buon sistema di vasodilatazione post-vasocostrizione non è di solito ben attivato. Non è di solito ben attivato. E lo stesso dicasi per flavonoidi e soprattutto, vedete, la vitamina K2, che insieme alla vitamina D3 ci vengono segnalati in questa pagina perché fondamentalmente ci stanno segnalando che c'è una calcificazione a livello del microcircolo, perché questi sono indicatori per il sistema circolatorio. Quindi probabilmente per carenza di K2 e di vitamina D siamo di fronte a uno stato di acidosi cronica su base ipossica, con grande stress ossidativo, con infiammazione silente e con una condizione che va certamente a interagire anche sulla produzione di ossido nitrico e quindi siamo di fronte a una condizione in cui bisogna migliorare l'ipossia. Perché? Lo stato ossigenoide. Perché? Perché lui è venuto perché vuole dimagrire. Se vuole dimagrire vuol dire che vuole migliorare il suo iperinsulinismo. Ma se è un iperinsulinemico diventato a 44 anni iperinsulinemico, è un'ipersione che ingrassa. E perché non migliora l'ossigenazione a livello cellulare? Perché se a livello cellulare fosse più ossigenato, l'ormone tiroideo avrebbe una maggiore pregnanza sulla cellula e aumenterebbe il metabolismo intermedio. Così come se fosse più ossigenato e meno ossidato, se ci fossero meno radicali liberi, sicuramente le interferenze sui recettori dell'insulina sarebbero molto di meno e quindi avremmo con minore intensità insulino resistenza. E questo succede nel sulfurico quando c'è una certa fase della sua vita, una sorta di switch. E questa sorta di switch avviene solitamente perché quando si passa da un quadro di ipertrofia del sistema ossigenoide a un quadro in cui il sistema ossigenoide trova sempre meno supporti in ambito di riparazioni e quindi nonostante il soggetto è molto sanguificato, purtroppo i sistemi di protezione, in questo caso vedete ossido nitrico, i sistemi tamponi acido-base, non sono... Scusate, non sono così, diciamo, trofici per poter sostenere quel livello di stress. L'inquinamento elettromagnetico ci segnala sempre un'interferenza dei campi bioelettrici cellulari quando c'è il danno cellulare, ma qua abbiamo capito che c'è un danno cellulare. E beh, i minerali parlano chiaro. I minerali in questo caso sono minerali fondamentali, cioè parliamo dello zinco, dello zolfo e del manganese, tre grossi minerali con grandi capacità di produzione energetica, soprattutto in ambito di metabolismi importanti come il metabolismo degli ormoni sessuali, come il metabolismo delle cellule nervose e soprattutto come il metabolismo intermedio del fegato. E allo stesso tempo una carenza di silicio che ben confà col quadro di, diciamo, anche alopecia generalizzata che c'è. Le vitamine confermano, vedete, anche se in traccia la vitamina D e la vitamina K2, e poi a livello di acidi grassi c'è l'acido oleico un po' carente, nonostante lui viva in Puglia e dice che beve olio pugliese, però io gli faccio capire che non è il problema che bevi l'olio pugliese, il problema è come il tuo organismo lo metabolizza. Se c'è un'alterazione a livello di membrana cellulare, intestinale, di barriera intestinale, c'è una porazione fra le cellule, ti puoi scordare bene che può essere che l'acido oleico non venga ad essere assorbito perché viene metabolizzato in maniera alterata da un microbiota alterato. Lo stesso i sistemi antiossidanti vengono ad essere presi in visione in questo caso e quando, vediamo, abbiamo detto prima, flavonoidi, quindi microcircolo, il sulforafano, quindi fegato, lo zinco, ma fegato, ma anche protezione cellulare. Beh, immaginate l'utilità del sulforafano e poi dello zinco con più valenze, soprattutto a livello anche della pelle. Considerate che questo ha avuto
una grave dermatite per avere un'alopecia di quel genere. E poi, vedete, interferenti, radiazioni, ma niente di rilevante. E poi a livello di integrazione aminoacidica viene richiesta e anche qui l'intervento su sistemi come di recupero, come l'asparagina, ma soprattutto ricordatevi, ecco qui io mi sono orientato soprattutto sull'ossido nitrico, però sono andato soprattutto poi sulla componente di stress ossidativo. Va bene? Cioè io ho ragionato in una maniera differente quando ho visto questo. Cioè ho visto un uomo che aveva un disturbo metabolico, aveva avuto una tiroidite autoimmune, aveva un'ipertensione mal controllata a livello vascolare, in cui ho immaginato il suo sistema immunitario, quello di cui ha parlato stamattina il dottor Aloisi, infiammato cronico, questo fuoco acceso con danno endoteliale cronico microvascolare che chiaramente, vedete, aveva a che fare con questi virus, funghi, ma soprattutto vedete che è post-virosi, così evidente. Tanto che anche qui, in questo caso, gli ho richiesto degli esami, tra cui, vedete, 111 di IgG per il citomegalovirus e soprattutto maggiore di 600 per l'EBNA. E d'altronde viene segnalato il glutine. Vi ho detto che l'EBNA è un epitopo del glutine, cioè si è visto che l'antigene nucleare dell'Epstein-Barr è un antigene che nella sua sequenza aminoacidica ha 9 aminoacidi sovrapponibili al glutine. Quindi quando il nostro organismo, soprattutto in un intestino disbiotico, ha un sistema immunitario che si espone a questo virus, produce anticorpi e diciamo contro il virus, ma allo stesso tempo il glutine richiama ideologicamente il virus per reattività crociata. È come se io stasera esco in piazza e mi metto la maschera di Bin Laden, mi arrestano dopo 2 secondi. Quindi voglio dire, è il nostro sistema immunitario che ci riconosce come nemico. D'altronde, vedete, l'herpes simplex non era un valore elevatissimo. Però aveva degli anticorpi di antigene Early 36, che è un valore alto, cioè 46 anni, cioè questa è la mononucleosi, non si ricorda neanche di averla avuta, e c'ha gli anticorpi Early, quelli precoci, ancora alti, 36. Quindi io gli ho dato una cura particolare, cioè gli ho dato una terapia subito antivirale. Io quando trovo gli Early, quando vedo che c'è una storia autoimmune, quando vedo che c'è un grado di infiammazione così importante, no? In certi casi, quando posso, uso la terapia CRAPU, cioè una terapia fatta con vitamina C ad alte dosi, endovena, più acetilcisteina, più il glutatione. L'ho fatta per 10 giorni, ho fatto 5 e 2, 5 e 2, cioè 5 sì e 2 no, 5 sì e 2 no. Dopo 3 mesi, ora stiamo facendo 2 volte a settimana, abbiamo fatto diciamo 3 mesi, no, neanche, dopo 2 mesi sono passata a 2 volte a settimana, e diciamo la cosa importante è che gli ho associato anche del bioenergy, gli ho associato anche il self food, gli ho associato il silica plus, ha preso sì, questi prodotti e poi soprattutto nella prima fase ho dovuto dargli un antivirale perché quell'Early, poi l'ho testato kinesiologicamente, mi rispondeva ha fatto 20 giorni di antivirale durante i quali lui si sentiva energeticamente scarico e quello è un buon segno. Però diciamo, mi chiedete ora, beh dottore, ma che è successo? Cioè, ha perso peso? Sì. Si sente meglio? Sì. È migliorata la glicemia? Sì. E la pressione? Beh, i rialzi che aveva di diastolica non ce l'ha più. Lo stato di salute globale è migliorato. Però il Signore gli ha consigliato un'altra cosa. Sulla sinistra è 11 settembre, lui mi ha mandato questa foto. Dice, vedi dottore, io ero così. E questo esattamente di 2 mesi dopo, in cui vedete uno straordinario risultato, in cui questo risultato è ancora mantenuto, ve lo garantisco. Parliamo chiaramente di qualcosa di straordinario che non è ripetibile. Voi sapete, come ha detto anche stamattina il professor Aloisi, ogni essere umano è un'entità a sé stante.
Ognuno di noi ha una sua entità biochimica, un suo substrato psicologico, un suo substrato biologico, un suo substrato spirituale. Quindi non possiamo dire che questo possa succedere. Però riuscire ad ottenere questi risultati partendo da un semplice test in un soggetto, grande imprenditore, amante di moto. La sua moto costa due volte la mia auto e io ho un SUV, già vi faccio capire quanto costa la sua moto. E di un uomo che ha fatto tutti i tentativi, no? Non ha voluto fare trapianti perché non ci crede. E ha avuto questo risultato che viene mantenuto a distanza, siamo al 4 dicembre, quindi 11 settembre, dopo un mese sono cresciuti i capelli, un mese anche di meno, e quindi mantiene ancora. Considerate che la grapu l'abbiamo fatta per 10 giorni, e però è venuta fuori dal test, cioè lo zolfo, la vitamina C, gli antiossidanti, lo stress ossidativo, l'infiammazione silente, il danno di membrana, no? Il metabolismo zolfico a livello di microcircolo per quanto riguarda anche l'omocisteina. Ok? Ora, questo andiamo avanti, vi faccio vedere un ultimo caso, questo ve lo lascio per una prossima volta. Questo è un caso di un danno da vaccino importante, gennaio 2022, questo imprenditore barese di 41 anni, praticamente imprenditore nel settore finanziario, responsabile della Mediolanum a livello regionale. Praticamente fa la terza dose di Moderna e il giorno dopo ha una paresi bilaterale delle arti inferiori. E subisce diversi ricoveri, neurologia, diversi centri, riabilitazione, niente. A giugno arriva in spiaggia, Monopoli, contraddistinta da un mare splendido con diverse spiagge. C'è un caro amico mio che si cura con me da 25 anni, beato a lui, che ancora a 64 anni va in bicicletta tutti i giorni. Io al limite mi riesco a fare le scale che mi portano dalla mia qui dalla mia tavernetta su al piano di sopra. E vi dicevo, praticamente questo lo vede zoppicare e dice: "Ma che è successo?" E lui racconta: "No, a gennaio ho fatto la terza dose e ah, ma tu hai provato ad andare da dottor Allegrini?" E dice lui, vede tutti i casi un po' strani, perché chiaramente lui gli racconta tutta la storia. E mi arriva in studio e io gli faccio il bulbo. Gli faccio il bulbo e al bulbo parliamo di un uomo in perfetta salute, se lo vedevate, fisico perfetto. Cioè un uomo che non aveva sofferto di niente, niente, cioè non aveva avuto neanche un raffreddore nella sua vita. Aveva fatto ste tre dosi di vaccino, costretto anche perché per il lavoro che faceva. Sapete, molti sono stati costretti, lui non è che ci credesse molto. Comunque, al primo posto viene fuori equilibrio microbico intestinale, al secondo posto, vedete, sistema immunitario. Quindi il test ci sta dicendo già dove andare. Guarda, vai nel sistema immunitario collegato all'intestino, dove c'è un alterato equilibrio microbico e c'è peraltro un'alterazione del sonno in fase di recupero. E considera che c'è un grande interessamento del cervello di pancia. Quando vi scrive là sonno intestinale, quello è un asse di regolazione, cioè il test del bulbo, scusate se mi muovo, ma sarò un po' acidificato dopo tutti questi antibiotici di questi giorni. Stasera mi faccio una crapula. Allora, vi dicevo, nel momento in cui voi trovate sonno intestinale? Beh, dovete ragionare. No, sonno. Lui diceva che chiaramente non dormiva più bene perché, giustamente, immaginate un paretico a dormire, uno che ha avuto sempre la dotazione dei suoi arti inferiori, che non sente l'arto, che, cioè, voglio dire, è chiaro che. Allora, guardate, al primo posto come indicatore, di nuovo, frequenza elettromagnetica. E certo,
E qua c'è un grosso disturbo di regolazione bioelettrica. È normale che una cellula danneggiata da un vaccino, con grossa alterazione che viene poi testimoniato dopo, per esempio, vedete il primo minerale, potassio. Quando vi dice il potassio il test, vi sta segnalando la membrana, lo scambio fra il sodio e il potassio. Ricordatevi, il potassio è un minerale importante non solo nelle regolazioni endocrine, soprattutto per l'aldosterone, ma anche nell'equilibrio di membrana. Poi potassio, boro, molibdeno, qui ci sta dicendo che c'è comunque un danno epatico, un danno mitocondriale, silicio, quindi è qualcosa di strutturato, o silicio in mezzo anche col boro, quindi c'è qualcosa che ha creato un'acidosi, un'inversione neurovegetativa, un iperparatiroidismo. In più, siccome ci segnala equilibrio microbico, ci mette batteri, muffe, spore, funghi, poi acidi grassi, soprattutto il linoleico e l'alfa-linoleico, cioè linoleico è omega 6 e l'alfa. Poi carotenoidi, vitamina C, antocianidina e sulforafano, poi alimenti e additivi. E anche qui si va a vedere la pagina 5 e ha un valore di 88. E che cosa interessa di più? Vedete, a 20 l'asse intestinale sonno, che cosa significa? Quando vi mette il test intestinale sonno, vi sta segnalando che la regolazione fra il cervello cranico e il cervello di pancia è alterata, la ghiandola pineale non ha un adeguato controllo sul sistema intestinale, quindi è sfuggito qualcosa, c'è un danneggiamento, c'è qualcosa che si è inceppato, c'è qualcosa che va resettato perché c'è un disordine di tipo immunitario, ce lo dice il test al secondo posto. Sistema immunitario, equilibrio microbico intestinale. Nell'equilibrio microbico intestinale vedete ci sono batteri e funghi. Nell'ambito dei funghi ci sono anche le muffe spore. E poi nell'ambito degli antiossidanti e delle vitamine, soprattutto la vitamina C, che ha un'azione soprattutto neurovasculoprotettiva, principalmente vasculo endotelioprotettiva. Poi l'interessamento, vedete, del glutine. Quando voi trovate glutine in presenza di funghi, muffe, spore, pensate a quel lavoro che ha fatto il professor Sener con Lancet, pubblicato su Lancet, chiaramente non ve lo fanno vedere, in cui lui diceva nasce prima la candida o la celiachia. Cioè lui studiò in soggetti celiaci predisposti, no? Predisposti da che cosa? Da un'attivazione genetica, cioè col genotipo di Q2 e di Q8 attivato, e quindi erano già stati testati geneticamente questi soggetti, vedeva che in alcuni di questi si sviluppava la candida. Ma lui diceva: è la candida a generare la celiachia o è la celiachia che favorisce la candida? Nasce prima l'uovo o la gallina? Il dilemma è questo. Però era importante sostenere che c'era una reattività crociata, secondo lui, fra questo HVP, che è un recettore particolare, è un epitopo lineare della candida in senso patogeno, e le transglutaminasi, che sono degli anticorpi che normalmente vengono prodotti contro il glutine, no? Quindi, che succedeva? Succedeva che se tu avevi la candida attivata, producevi anticorpi, come se avessi praticamente la celiachia. Quindi qua voi iniziate ad avere degli elementi. Poi la parte degli indicatori vi dice: guardate, tenete presente che c'è il molibdeno, il sulforafano, quindi probabilmente il fegato va un po' disintossicato. Quindi stress ossidativo, disintossicazione epatica, regolazione ghiandola pineale con cervello intestinale, poi lavoro sul sistema immunitario, poi a livello, diciamo, di circolo c'è qualche altra cosa, soprattutto però interessante. Abbiamo visto l'inquinamento elettromagnetico. A livello di minerali, abbiamo visto prima l'importanza di certi minerali, fra cui chiaramente il potassio per le membrane cellulari e poi il molibdeno per la depurazione, soprattutto epatica, e anche diciamo di tipo acidogeno, ma anche di metaboliti tossici, sostanze chimiche, il silicio. E soprattutto il boro, che rientrano soprattutto nel, diciamo, discorso, anche insieme al molibdeno, della, diciamo, attivazione iperparatiroidea che consuma un po' il calcio osseo. Quindi, in poche parole, vi sta dicendo il test
che questo soggetto probabilmente anche uno stato di acidosi. Ma la parte più interessante è questa che mi ha nutrito di informazioni, perché avevo capito che dovevo agire sulle regolazioni, avevo capito che dovevo agire sullo stesso sedativo. Dalla pagina degli acidi grassi ho capito che dovevo agire sulla componente vascolare e sulla componente nervosa, cioè dovevo agire sulla componente neurovascolare, perché vedete, mi viene fuori una carenza di acido alfa-linoleico e di acido linoleico, che sono due acidi fondamentali per le pareti nervose, per le cellule nervose. Quindi questo aveva avuto un danno neuronale, diciamo nervoso, una paresi, ma non era solo una paresi, era sostenuta da uno stesso sedativo, da una carenza di acidi grassi, da una condizione di intestino infiammato cronico, che quindi chiaramente creava questa infiammazione silente che ancora di più sosteneva e che era stata slatentizzata da questa attivazione virale, ma allo stesso tempo, attivazione vaccinica, allo stesso tempo con grandi componenti, diciamo, antiossidanti vascolari, come sono per esempio le antocianidine, ma la stessa vitamina C, che è molto protettiva. Beh, se pensate alla vitamina C self-food, spray, è utilissima, come diceva ieri Silvia, nella protezione cardiovascolare. E poi, vedete, non c'era un granché. Io, per esempio, in tanti danneggiati da vaccino ho trovato metalli tossici. Qui no, anche a livello di aminoacidi, no. Era tutto un sistema infiammato, vedete, tutta la parte TH1, batteri, funghi, muffe. Quindi, praticamente, io ho lavorato su questi aspetti, dandogli proprio una terapia, diciamo, per lavorare sulla prima R. Stamattina Lao ha fatto vedere le quattro R, no? Io qui ho lavorato sulla prima R di Alessandro. Questo giovane, ora siamo amici, è praticamente un caso emblematico. Lui, quando è arrivato da me, è arrivato con le stampelle e aveva grossi problemi. Era giugno, a ottobre è guarito. Non ci ha messo tanto, già luglio-agosto è stato meglio. Però io ho lavorato molto sul microbiota, ho lavorato molto sulla fase delle 4 R, ci ho fatto una R rimuovere. Che cosa ho rimosso? Le micotossine. Poi riparare, che cosa ho riparato? Sì, la barriera intestinale sicuramente, ho dato il bioenergy, poi ho dato anche del self-food, ma gli ho dato soprattutto delle sostanze neurotrofiche a base di derivati, per esempio, dell'acido linoleico. No, soprattutto gli ho dato un prodotto della Solgar che si chiama Linoyl Acid, no? Però volevo dire, potevo dargli qualche altra cosa. Chiaramente gli ho indicato un'alimentazione. Gli ho dato una sostanza d'azione neurotrofica, cioè con 4-5 sostanze che poi ha continuato a prendere per 2 mesi, poi dopo 2 mesi, cioè quando ci siamo risentiti verso fine agosto, io le ho fatto ridurre a solamente 3 l'utilizzo, che ha continuato fino a ottobre. Lui veramente ha avuto un grosso risultato. Vedi, 15 giorni fa mi arriva questo suo messaggio, ormai non lo vedevo più da tanto tempo. Dottore caro, ti chiamerà una persona a nome mio per essere visitata da lei. Le ho parlato di lei, con me ha fatto un miracolo. PS, ti voglio bene. Queste sono soddisfazioni, ma come vedete, rispetto al niente che la medicina tradizionale offriva a questo giovane, con un danno, no? Se questo danno fosse rimasto, se tu non curi il microbiota, se tu non curi lo stesso sedativo, se tu non curi la barriera intestinale, la leaky gut syndrome, se tu non curi la neuroinfiammazione vascolare, cioè, come puoi pretendere di dire che sei specialista? Cioè, ma specialista di che cosa? Cioè, uno che studia che le paralisi deve saper fare solo l'elettromiografia e non studiare i sistemi interni. Cioè, chiaramente qua c'è un cambio notevole del paradigma. Siamo da un paradigma che passa dal paradigma cartesiano che vede la superficie esterna e fa la medicina che va dall'esterno verso l'interno. Ha una medicina che ha l'S-Drive come strumento base, che invece è una medicina che parte dall'interno e va verso l'esterno. Che parte dalla cellula, parte dal nucleo, parte dal piccolo per andare verso il grande. Mi è piaciuta stamattina la prima parte di Lao, no? Su tutta l'organizzazione dell'ovocita che incontra lo spermatozoo, si fanno insieme una passeggiata e tutto il resto, no? Beh, immaginate la vita com'è meravigliosa, ma come questo equilibrio è anche un equilibrio straordinario che dà un potenziale enorme, ma che può essere
precariato da tanti fattori. Ebbene, i vaccini sono stati fra questi.